Stiamo per partire con il nostro penultimo laboratorio sulla tecnica della charrette. Abbiamo il professor Giulio Ernesti, docente di urbanistica all'Università di Venezia. Come si chiama l'università? Istituto Universitario di Architettura UAV. Allo UAV. E grazie per essere venuto e beh, buona lezione a tutti. Dunque, prima cosa il tempo. Dunque, io ho pensato che per parlarvi della charrette, cioè di questa tecnica che è utilizzata soprattutto nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia, come si capisce dal nome, fosse utile poi esemplificare la cosa con un esempio. L'esempio preso in considerazione, anzi gli esempi, se avremo tempo, sono due. Ma sulla stessa area. È la charrette che è stata organizzata all'interno del processo partecipato dell'Isola, che è un quartiere di Milano, un quartiere ormai abbastanza centrale che si chiama Isola, perché fin dalle origini, cioè dall'arrivo sostanzialmente della vecchia stazione di Milano, diventa un quartiere di insediamenti, di fabbriche, di residenza soprattutto operaia e diventa un'area ovviamente separata dal fascio dei binari e collegata al resto della città da un piccolo ponte di ferro che è stato demolito negli anni 60 del Novecento. Quindi l'origine è già segnata e soprattutto l'evoluzione del quartiere nel tempo. Ora, cosa succede? Perché questa è la cosa interessante che giustifica sicuramente l'utilizzo poi di questo strumento. Però forse lo possiamo vedere poi con delle immagini. Riconoscete a destra il quartiere praticamente dell'isola, quello con le classiche tipologie costitutive di Milano, la corte, come potete vedere. Questo insieme di residenze a corte che caratterizzano tutto il tessuto, anche molto dense come in questo caso, il tessuto tipo la forma, dire, la tipomorfologia di Milano. Riconoscete un grande cantiere che è uno dei più grandi d'Europa, se non forse in questo periodo il più grande cantiere europeo, una volta che si è ormai esaurito, ad esempio, Hafen City ad Amburgo, un grande progetto, lo vedremo poi anche realizzato, un grande progetto promosso da un grande investitore internazionale che è Heinz, con la sua società italiana diretta dal dottor Catella, che è un personaggio interessante, illuminato per altri aspetti, molto ovviamente interessato a perseguire i propri interessi, e un personaggio con cui bisogna misurarsi pensando all'evoluzione del quartiere. E questo è un dato abbastanza significativo, cioè la charrette di fatto si misura, se guardiamo con attenzione le cose, con un grande operatore immobiliare, con uno dei maggiori rappresentanti di quell'incrocio e intreccio di capitale finanziario e di capitale immobiliare che ormai governa e indirizza le scelte di politiche urbane e urbanistiche, non solo a Milano, in Italia, in Europa, nel mondo. Ora, questa società e questo signore riescono a mettere insieme tutta una serie di piani di intervento elaborati dall'amministrazione, ma che avevano difficoltà a trovare una visione d'insieme, quindi anche un disegno più razionale e soprattutto grandi difficoltà per la realizzazione. La società, questa multinazionale, interviene e anche mediando con la popolazione da un lato e con l'amministrazione riesce a condurre a termine questa grande operazione. L'operazione però è una indubbiamente intelligente anche, ma colata di cemento.
perché qui verranno realizzate su questa forma arcuata le famose torri di Unicredit, una grande piazza che si chiama Piazza Gaia Aulenti, il collegamento con i grandi assi stradali, in particolare il Corso Garibaldi attraverso Corso Como. Per chi non conosce Milano, devo dire che queste sono vie storiche della città, oggetto dalla fine degli anni 60 progressivamente di classici processi di gentrificazione. Proprio un tessuto viario di residenze operaie con corti molto dense, malsane, un innesto di residenze anche borghesi medio-alte, e questa è una caratteristica di molte città italiane e di Milano che si è mantenuta nel corso del tempo. Dicevo, questi grandi assi oggetto di gentrificazione che a questo punto sono arrivati al confine dell'isola, che aveva mantenuto un suo carattere popolare, anche se gradualmente, gradatamente era stato anche soggetto di processi di gentrificazione, ma la gentrificazione significava l'arrivo di quelle popolazioni originali e allo stesso tempo relativamente marginali che sono gli artisti, un po' di intellettuali, creativi come vengono chiamati da un decennio o 15 anni a questa parte, ma un processo lento, progressivo, dove le cose si erano mescolate e avevano trovato un nuovo equilibrio. Arriva questa grande colata con un parco anche, un grande parco in questa posizione e soprattutto un'irruzione al di là dei binari in un posto sacro per il quartiere. Vedete questo spazio verde con queste tracce al centro? Ebbene, questo era lo spazio di una delle tante fabbriche che vengono dismesse progressivamente a partire dalla fine degli anni 60 nell'area, di cui si conserva però al centro dell'area una lunga striscia che viene chiamata la stecca, all'interno della quale ci sono laboratori di artigiani, studi di artisti, una sede di Rifondazione Comunista, altre varie iniziative e naturalmente da un certo momento in poi anche una certa significativa e visibile quota di spaccio di droghe di vario genere, su cui naturalmente faranno leva le amministrazioni di centrodestra, invocando la famosa sicurezza che è da tempo uno dei temi fondamentali per la definizione delle politiche urbane e urbanistiche. I cittadini si sono riappropriati progressivamente di questo spazio, non solo associazioni, comitati, studi, eccetera, ma i cittadini stessi che hanno autonomamente ripensato questo spazio verde, vista la carenza di spazi verdi nel quartiere. Quindi, quando il progetto non solo arriva al confine dell'isola, ma lo invade, prevedendo l'abbattimento della stecca, la riduzione sostanziale, se non addirittura quasi la sparizione di quest'area verde, con l'ennesimo calo, colata di edifici residenziali di naturalmente un certo tipo, di un certo livello, una buona parte dei cittadini insorge. Insorge e attiva pratiche di difesa strenua di questo spazio, che diventa veramente l'elemento identitario del quartiere, o per una buona parte del quartiere, o comunque per quei settori che sono stati poi l'origine della gentrificazione del quartiere che vi ho sommariamente descritto. Scusa, Giulio, è pubblico? Sì, sì. Cioè comunale? Era comunale e poi viene ovviamente ceduto sempre da una dell'amministrazione, non so se Albertini o Albertini, viene ceduto a questa Heinz e fanno il loro progetto, che era un progetto piuttosto denso, oltre che brutto. Allora, la cosa interessante è che all'interno del, chiamiamolo, del fronte
che di fatto non fa altro che riprendere una tradizione di opposizione alla speculazione che viene dagli anni 70, è molto attivo il gruppo degli artisti, che diventano il gruppo di Isola Arts Center, che in parte ha anche attività qui all'interno, e che organizza tutta una serie di manifestazioni, ripeto, continuando quella tradizione che aveva visto già dagli anni 70 invitare artisti di fama internazionale, che utilizzavano le fabbriche dell'area per delle performance, per delle opere d'arte, ovviamente in parte effimere, in parte sono state poi estratte dalle pareti delle fabbriche, portate in alcuni musei. Quindi fabbriche già dismesse. Già dismesse, progressivamente poi demolite e sostituite da qualcosa. Quello che succede è che oltre a questo dinamismo, a questa centralità degli artisti, un altro attore si aggiunge molto importante, che è il Politecnico, o almeno alcuni settori del Politecnico, che fanno riferimento al Dipartimento ovviamente di Pianificazione e a quelle anime del Dipartimento che abbandonano progressivamente l'attenzione riservata ai tradizionali strumenti di pianificazione, piani regolatori, per intenderci, per occuparsi delle nuove generazioni di strumenti, ad esempio i piani cosiddetti integrati complessi, cioè i contratti di quartiere, per intenderci ad esempio, piani che sono più specifici, settoriali, no? Quindi hanno una durata determinata, devono essere pensati e realizzati in un limite circoscritto di tempo, hanno un problema specifico e ben definito, hanno un strumentario anche definito, anche innovativo, e quindi si abbandona la logica del grande piano, delle grandi analisi, quindi tempi molto lunghi, dilatati, incertezze anche giuridiche e via dicendo, per operare attivamente, concretamente, sulla città. Quindi assumendo la città come un insieme di problemi sparsi nella città che di volta in volta diventano oggetto di pianificazione. Questa è la logica nuova. Oltre all'applicazione del cosiddetto principio dell'integrazione, cioè si suppone e si favorisce, anzi è fondamentale per la buona riuscita, che ci sia l'integrazione fra diversi settori dell'amministrazione, che ci sia l'integrazione fra diverse conoscenze e saperi disciplinari e così via. E seguendo questa strada si aprono i docenti del Politecnico, almeno una parte, si aprono anche all'idea che la città è l'uso che se ne fa, per trovare una formula peraltro di un professore veneziano, ma non di origini comunque milanesi, quindi l'importanza delle pratiche sono quelle che determinano il senso della città e naturalmente l'idea che la città sia fatta soprattutto di conflitti, di micro conflitti sparsi qua e là, come tutte le vicende concrete dimostrano, le storie dei parcheggi, le storie come questa del resto. Allora arrivano alcuni docenti, fra virgolette, illuminati a sostenere questa lotta. Il, chiamiamolo, capitale va avanti per la sua strada con l'appoggio delle amministrazioni. Ma si rende conto che però per ottenere un qualche successo la qualità del progetto deve essere elevata, non tanto da questa parte, qui può passare più o meno di tutto, le difese sono deboli, ma qui, in questa zona. Allora, che cosa fa? E qui si registra il nodo, e la polemica non è ancora sopita ed è la ragione poi del processo partecipato, si verifica una frattura all'interno del fronte che si opponeva. Da un lato cittadini e comitati di un certo tipo, ovviamente, molto battaglieri, molto radicali, molto di opposizione, e dall'altro il frangente cultural-scientifico che progressivamente
abbandona il campo, sostenendo che la partita è persa, di fatto, e che quindi è venuto il momento di mediare con Heinz e l'amministrazione per ottenere il massimo che si può ottenere. E quindi sceglie una sorta di strada che porta verso l'istituzionalizzazione del proprio, della natura del proprio confliggere e della propria interazione con le istituzioni. Heinz ingaggia un famoso architetto, e fin qui niente di strano, ma il problema è che questo famoso architetto era un architetto e docente del Politecnico che fino a poco prima contrastava Heinz. Questo è il punto. Allora, lo sottolineo non tanto per accusare di debolezza o infingardaggine questo personaggio, ma per mettere in evidenza una questione che ha a che fare con la charrette, e cioè che siamo di fronte al nodo, alla fragilità storica della figura del professionista in questo campo. Cioè l'architetto e l'urbanista sono una figura professionale estremamente fragile, cioè esposta ai venti, alle tentazioni. O uno fa forse solo il professore, o uno si impegna in un certo ambito, ma quando imbocca la strada della professionalizzazione che passa attraverso il progetto, che sia di architettura o di urbanistica, lì deve misurarsi con le varie forme del potere. Quindi in questo caso il potere delle istituzioni e il potere del grande attore finanziario. L'altra questione è che il progetto che viene fatto e la strategia che viene messa in atto cavalca le retoriche dell'ambientalismo, cioè la retorica che il progetto deve saper lavorare con il contesto preesistente. Perché la definisco retorica? Perché ci sta dentro tutto, il contrario di tutto, è molto generalizzata, è usata in modo ormai ambiguo, non è stata sufficientemente specificata, di solito non viene contestualizzata, quindi ricondotta a dei casi specifici ben riconoscibili, e quindi si continua a ripetere una specie di mantra sempre più isterilito. Così come l'altra retorica è quella della sostenibilità. Tutto deve essere sostenibile, tutti parlano di sostenibilità, ma ormai ha perso mordente e non è ben chiaro che cosa sia effettivamente sostenibile, quali siano i mezzi per raggiungere un'effettiva sostenibilità. Oppure sono temi che vengono trattati a una grande scala, no? Una scala che sta sopra le teste di tutti, o è una scala che ha a che fare con poteri sovraordinati, quindi difficilmente controllabili dalle realtà locali, piccole, medie, grandi che siano. La sostenibilità a Milano probabilmente ottiene più effetto se si diffondono, non so, le pratiche degli orti urbani, le pratiche forse dei tetti a verde, una relazione diversa con l'agricoltura periurbana, che ad esempio potrebbe alimentare con una certa produzione controllata di qualità le mense di tutte le scuole di Milano, piuttosto che un'infinità di altre pratiche molto specifiche, molto localizzate, che possono produrre una catena di effetti positivi al di là degli incontri che si tengono a Kyoto o chissà dove e via dicendo. Cioè, o quantomeno sono due piani che devono interagire. La retorica ambientalista è che il progetto in questo caso deve cercare di tener conto di quello spazio verde, deve salvarne una parte.
che per salvare questa parte bisogna costruire in altezza e di meno invece con corpi di fabbrica dei quei 5, 6, 7 piani che caratterizzano in molti casi il tessuto dell'isola e così via. E viene fuori l'invenzione del bosco verticale. Il bosco verticale, che è questo grattacielo in cui i terrazzi sono un po' più grandi del solito, le altezze fra una soletta e l'altra è di una certa dimensione e lo spessore delle solette è più alto, quindi c'è più cemento, c'è un sistema di irrigazione e si possono piantare le piante. Allora, se uno gira per Milano, invece che guardare per terra, guarda in alto, scopre che a Milano è pieno di terrazzi verdissimi, che Milano è una città di corti molto verdi, che tutti i balconi sono fioriti, che forse anche qui c'è qualcosa che non torna. Però l'immagine del verde che da orizzontale diventa verticale, che consente il recupero di una parte del verde orizzontale, è vincente soprattutto perché è l'immagine di qualcosa che non riguarda tanto l'isola, ma riguarda Milano nel suo insieme. Cioè qualcosa che può dare identità e valorizzare Milano, tutto sommato in quella grande logica di competizione fra le città che è una realtà. Quindi i giornali esaltano questo progetto, che di per sé, francamente, cioè, è un parallelepipedo più o meno curato, no? Non metto in discussione questo, con piante e un regolamento staliniano di condominio, perché non, gli abitanti non possono cambiare per cemento le piante. Non possono? Cambiare le piante. Quelle rimangono, anche perché sono state studiate in modo da sopravvivere nel corso delle stagioni e alla diversa luce che investe queste torri. Per cui alcune hanno la luce, altre sono in ombra, quindi ci sono le piante per, eccetera, ma vuol dire, l'immagine è forte nella misura in cui è perfettamente, rigidamente controllata. Anche perché si rendono conto che il forte di un parallelepipedo, l'elemento forte di un parallelepipedo in questo caso, quindi dell'architettura, sono le piante, non l'architettura. Il verde gioca, cioè, gioca abbastanza, sì. Gioca molto. La parte dell'immagine, gioca... del rendering, gioca, fa da padrona, perché ovviamente fa sognare le persone l'immagine. Sarà pure un bosco verticale, ma il senso del bosco, del verde per un quartiere è che possa essere vissuto. Se me lo metti su un palazzo è solo guardato, non è vissuto, no? Sì. Quindi quella è la famosa retorica di cui parlavi. Certo. Il bosco è il classico luogo dove l'immaginario si perde, no? Tu entri pensando di uscire da quel punto e poi mentre sei nel bosco sei distratto dai funghi, sei distratto dagli animali, sei distratto dal variare delle piante, abbandoni quel sentiero, torni ma non necessariamente su quell'altro, esci in un altro punto. No. Cioè, c'è tutto l'aspetto del selvatico, no? Sì. Del bosco che lì non esiste. Sì. Qui il bosco è addomesticato e privatizzato, isolato per cellule, no? Un appartamento, due o tre al primo piano, due o tre al secondo e così via. La cosa curiosa è anche che io uso la metafora del bosco molto spesso per parlare di come si fa ricerca. Appunto, tu entri avendo in mente di un certo obiettivo, poi se fai veramente ricerca, mentre vai avanti, allarghi il numero delle fonti, esplori un'infinità di ipotesi, continui a verificare, inneschi un processo ricorsivo di conoscenza che è fondamentale e che è anche fondamentale per parlare del progetto, no? Il progetto, secondo me, è una forma di conoscenza ricorsiva, perché continuamente rimetti in discussione quello che hai accertato momentaneamente. E così
eccetera. Quindi questa è la negazione proprio, cioè è un falso anche dal punto di vista dei termini utilizzati, no? Perché il bosco non c'è, il bosco in verticale non esiste, in verticale se vuoi fare un bosco comunque non passa attraverso questa costruzione per tessere sovrapposte e separate una dall'altra, quindi è primariamente una presa in giro. Allora, la cosa stupefacente è come di fronte probabilmente a un bisogno sicuramente di compensazioni rispetto alla crescita della città come artificio, compensazioni di carattere naturale, eccetera, un'intera società si allinei pedissequamente a queste distorsioni del significato delle parole e dei termini. Quindi come si appronta ad accettare una forma di ideologizzazione molto forte, perché questa è ideologia. Cioè la costruzione di un nuovo sentire, no? Di un nuovo pensare. È lo sforzo per portare le persone all'assuefazione rispetto a un sistema di valori che si presume, e in questo caso si impone, debbano essere condivisi. Questa è la funzione dell'ideologia, cioè la produzione di un nuovo senso comune. Allora, recentemente lo sapete che questo grattacielo di Boeri è quello che ha vinto il premio come migliore grattacielo, mi pare, mondiale. Sì. Ecco, quindi sì. Questo qua del bosco verticale. Devo dire che gli altri non è che fossero... Sì, è finito, è vuoto, perché costa anche parecchio, non so quanti appartamenti abbiamo venduto, credo 11, per cui 12 mila i cittadini si chiedono se mai le finestre saranno illuminate, e soprattutto 10 giorni fa ha vinto il premio a... Non mi ricordo Friburgo, che premio, è un premio molto importante. In Germania, un premio molto importante, in cui concorrevano Jean Nouvel... Le piante cominciano ad esserci, sì. E comunque continua a essere enfatizzato e buttato in palmo di mano, e insomma nel frattempo poi c'è anche il problema dell'allagamento dell'isola che adesso si sta, questa zona dell'isola dopo tutti questi interventi quest'anno è già stata allagata 2 o 3 volte. E viene il dubbio che sia legata anche a tutta questa cementificazione, questo sì. Comincia a dirlo l'amministrazione. Sì, una dichiarazione dell'assessore all'urbanistica, recentissima, che è anche vice sindaco. Dunque, adesso forse andiamo un po' rapidamente, però vi faccio capire che cos'è l'isola. Allora, torniamo alla premessa però iniziale, se no non si capisce nulla. Allora, quello che abbiamo raccontato fino adesso è per capire che sull'isola sono stati fatti grandi investimenti, proprio investimenti economici, che questi investimenti economici per riuscire ad essere realizzati hanno avuto bisogno di un impalcato molto robusto dal punto di vista delle teorie, delle retoriche, eccetera, che hanno dovuto utilizzare temi, argomenti che le opposizioni in loco utilizzavano per spiazzarle. Una volta che il blocco del Politecnico di fatto passa dall'altra parte e media, ottiene che cosa? Ottiene che su una certa area venga ricostruito un frammento della stecca, che viene non a caso chiamato stecchetta. Il risultato è che nella stecchetta vanno le associazioni e i comitati che hanno accettato di istituzionalizzarsi, ovvio, e altro dato interessante è che l'isola Art Center invece rifiuta questa logica e addirittura rifiuta l'idea di avere una sede. Apparentemente si dissolve, in realtà lavora qui e là e interviene. Come dire, è una realtà che è diventata una rete, quindi è virtuale come connessioni, ma in realtà è molto reale ed attiva e presente nel contesto dell'isola e non solo. È una
ad esempio, degli elementi portanti del gruppo di Macao. Non so se ne avete sentito parlare. Questo gruppo di artisti milanesi, ma non solo di artisti, di lavoratori nel mondo dell'arte, per cui ci possono essere gli operatori, ci sono i montatori, ci sono i tecnici, no? Quindi non solo gli artisti, i registi, i pittori, i fotografi, gli scultori e via dicendo. Ma è proprio il mondo dell'arte, che a me ricorda un po' il vecchio Arbeitsrat für Kunst, cioè che è questo ufficio del lavoro degli artisti della Repubblica di Weimar del 1918-1920, no? che intendono stabilire una relazione molto stretta fra arte in tutte le sue possibili manifestazioni e società. Quindi l'arte che deve modificare la società o contribuire a, ovviamente. Ecco, Macao è il nome che viene dato a questo grande collettivo di artisti e di lavoratori dell'arte, un po' come nel 19. Artisti, beh, naturalmente fatte le debite distanze tra la situazione della Repubblica di Weimar e la situazione di Milano del 2011-2012. Questo gruppo come agisce a Milano e si rende riconoscibile? Prende e occupa un edificio simbolico, che è la cosiddetta Torre Galfa, che è una realizzazione del 1955-56, abbastanza vicino al grattacielo Pirelli. La Torre Galfa è importante anche nella storia della letteratura, ad esempio, perché è quella torre che nel romanzo di Bianciardi, La vita agra, deve essere fatta esplodere da questo intellettuale di provincia che va a Milano per farsi riassumere da questa società di scavi, di miniere, e vendicare i 35, che è un fatto reale però, attenzione, i 35 minatori che sono morti per l'esplosione di una miniera poco, abbastanza trascurata dal punto di vista della sicurezza, eccetera. Ed è la storia della progressiva integrazione di questo intellettuale nell'Italia del boom, quindi nell'Italia anche dell'industria culturale che si diffonde alla fine degli anni 50 e nei primi anni 60. Ma a parte questo è simbolico anche perché è abbandonato da un sacco di anni. Le sue strutture, appunto, corrose dal tempo e dall'incuria, incominciano a far vedere, a venire fuori l'amianto, quindi altro grande tema. Non ultimo è di proprietà di Salvatore Ligresti, che è un po' il demonio del settore edilizio, fondiario, immobiliare, eccetera. No? Non solo perché è stato in galera, ma perché, nonostante questo, è attivissimo a Milano. E però sta fallendo in quel momento. Allora, Macao occupa la Torre Galfa. Occupa la Torre Galfa e incomincia a rimettere in uso alcuni dei piani della Torre Galfa e organizza una serie di manifestazioni e soprattutto di laboratori, oltre a rimettere posto, a metter mano al giardinetto che sta di fianco, cioè non c'è un giardinetto, scavano il cemento di questa piattaforma per fare un giardino, un orto e via dicendo. Ma qual è la logica di Macao? La logica di Macao è di seguire una serie di tappe nella città, segnalando in modo vistoso la presenza ai cittadini di una serie di luoghi abbandonati che potrebbero tornare in uso, essere oggetto di riappropriazione da parte della città e dei cittadini. Il secondo elemento, e la seconda cosa che loro si propongono, è di mettere alla prova, mettere in tensione le istituzioni e vedere come si comportano. Allora, e questo è anche interessante, perché l'istituzione con cui si confrontano in questo momento non è la vecchia amministrazione Moratti, non è la vecchia amministrazione Albertini, ma è la nuova amministrazione Pisapia, che ha fatto la sua campagna
facendo rimbombare i cittadini le orecchie con la canzone di Gaber, quella sulla partecipazione. Per cui molti di noi, che a quel punto erano un po' usciti dalle caverne, quindi tutto il tessuto della società civile, che a Milano è molto intenso e che non è assolutamente stato deperito da 20 anni di amministrazione di centrodestra, ma è sempre rimasto molto vigile, attivo, esce fuori e pensa che l'amministrazione Pisapia sia una grande occasione per dare voce a tutte queste energie, proprio per mettere in atto un progetto di società diversa, non una semplice amministrazione nuova o diversa da quelle precedenti. Sotto molti avevano in mente un progetto di società diversa, partire dalla città. Questa è una cosa molto importante, cioè lo Stato, chi se ne frega, la regione, peggio che andare di notte, la provincia oscilla. Che cos'è il centro del mondo, probabilmente del nuovo mondo? È la città, la grande città, i sistemi metropolitani, è su quelli che bisogna lavorare. Perché le città sono contemporaneamente dei luoghi di resistenza, di rispetto alle logiche sovraordinate del grande capitale, chiamiamolo così, anche se l'immagine può essere un po' forse obsoleta. Per la città è un luogo di resistenza rispetto alla caduta di capacità di governo dello Stato e anche dei suoi confini, eccetera, eccetera, cose che sappiamo. Allora, la città è anche il luogo di resistenza rispetto alla discarica continua di problemi di contraddizione che la società globale produce. Quindi deve essere concepita come una risorsa. Se vogliamo cambiare la società, si dice, beh, cominciamo a cambiare la società dal piccolo, fra virgolette, perché in realtà poi nel caso di Milano parliamo di una realtà che oscilla da 20.000 persone nel famoso triangolo delle Bermuda, che sarebbe il distretto finanziario. Arriviamo a 130 nel centro cosiddetto storico, poi 1.300.000 il comune, 3.500.000 la prima cintura di comuni, ma gli inglesi, che sono abituati a osservare le grandi aree metropolitane, sostengono che Milano è in realtà una grande entità che arriva praticamente a identificarsi con l'intera regione, col Canton Ticino, che è considerato invece il distretto bancario, con una parte del Piemonte, una parte del Veneto, una parte dell'Emilia. Quindi siamo sui 13-14 milioni di persone. Altri addirittura gli aggiungono Torino. Cioè la cultura dei geografi anglosassone vede Milano in questa dimensione e la considera una delle 9 città mondo. In Europa ce ne sono 3, secondo questa letteratura della geografia, soprattutto inglese e americana, ce ne sono 3 che sono Londra, Parigi e Milano. Cioè le città mondo sono queste. Ecco, questo per darvi un'idea di che cosa vuol dire, insomma, ragionare su una nuova idea di società a partire da una realtà come Milano. Ma questo vale anche per tutti i centri urbani. Noi stiamo parlando di Milano, ma il ragionamento credo che valga per tutto. Allora, questa amministrazione desta molte attese, soprattutto nel campo della partecipazione, e non impiega più di 15 giorni invece per smentirle. Cioè le prese di posizione del comune sono determinate, continuative, e negano l'idea del coinvolgimento dei cittadini, l'idea dei cittadini come risorsa, l'idea quindi di affrontare problemi e prendere decisioni insieme ai cittadini, organizzati o meno che siano. La loro risposta è: io governo, io decido. Ascolto, ma decido io.
Quindi una cultura politica e in generale una cultura molto datata e molto scarsa. Perché sul tema delle decisioni, insomma, ci sono 50 anni di approfondimenti ben conosciuti anche in Italia. Questa è la situazione. Quindi Macao mette in tensione questa situazione e il comportamento delle istituzioni. Pisapia non vuole intervenire con la polizia, però ci pensa il questore. E la strategia che mette in atto a quel punto l'amministrazione è: ma ragazzi, formate un'associazione. A quel punto siete in regola e potete partecipare ai bandi per la distribuzione di spazi. Cioè, non avevano capito nulla, o se avevano capito, eccetera, eccetera. Macao dice no e va avanti nel suo pellegrinaggio a occupare spazi che mettevano in evidenza i limiti e le contraddizioni del mondo politico, amministrativo, economico, finanziario di Milano. In qualche modo è successa la stessa cosa anche al Teatro Valle di Roma? Sì, esatto. Una domanda, ma in questo caso, adesso non so se può essere magari un pochino fuori contesto perché forse non focalizza lo stesso tipo di problema, però è stata presa in considerazione l'ipotesi di vedere se il regolamento che è in discussione in altri comuni d'Italia, che è stato promosso dall'Absus, potesse avere qualche ricaduta simile sul riutilizzo dei beni, la riappropriazione dei beni comuni in ottica di compartecipazione tra cittadinanza e pubblica amministrazione? No, non è stato assolutamente preso in considerazione. Perché so che per esempio il Comune di Bologna ora lo ha approvato, il Comune di Roma adesso sta andando sulla stessa lunghezza d'onda, il Comune di Bari pure lo ha preso in seria considerazione ed è uno strumento in effetti che mi pare che vada incontro a questo tipo di esigenze. Sì. Credo francamente che Macao non abbia nessuna intenzione di scendere, almeno momentaneamente, su questo piano, anche se una cosa di questo genere sicuramente per molte realtà sarebbe un'ottima scelta. Lì era un momento in cui si voleva, le azioni erano pensate per provocare uno scarto di consapevolezza nell'amministrazione rispetto alle situazioni precedenti, cosa che non viene di fatto recepita. Per cui, ad esempio, Palazzo Citterio, che era il luogo dove si pensava di ampliare la Pinacoteca di Brera, era un palazzo dove i lavori erano iniziati, ma i lavori si trascinavano di fatto da 20 anni. Viene occupato pure quello e diventa per qualche giorno il luogo di incontro. Fra l'altro è anche bello vedere questo luogo animatissimo all'interno di una via molto compassata, perché la via Solferino, cioè scusate, la via Brera, quindi edifici, un certo tipo, come dire, di ambiente. Lì arriva la polizia in assetto, entra e non trova nessuno. Perché quelli di Macao, che bene o male sapevano che sarebbero venuti, erano sul portone, sulla strada principale, con il bicchiere, con il cappuccio in mano, che li aspettavano. Per cui questi arrivano, passano da dietro, fanno tutto come per prenderli di sorpresa dal giardino, arrivano e trovano semplicemente le sedie intorno, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo fatto queste un po' di digressioni, ma per dire che l'amministrazione comunque si rende conto che deve fare qualcosa per l'isola dopo quello che è successo. E quindi decide di attivare un processo partecipato con due obiettivi. Scegliere l'ubicazione della casa di quartiere, quindi anche costruire la casa di quartiere,
e rivitalizzare il cavalcavia Bussa. Sara Seravalle ci ha un po' raccontato, sì. Allora, io trascuro la questione ovviamente della casa di quartiere, un po' perché l'ha raccontata Sara Seravalle, ma soprattutto perché la casa di quartiere non ha molto a che fare con la charrette, però ha a che fare con dei laboratori, come vengono definiti, di visioning, perché per fare, per ragionare sulla casa di quartiere, l'ubicazione della casa di quartiere, a un certo punto abbiamo fatto dei laboratori con i cittadini. Cristina se le ricorda perché ha disegnato anche lei, che fa l'avvocato, quindi, e non solo gli architetti che erano presenti. Il laboratorio di visioning era importante perché il cosiddetto sapere esperto, che in quel caso eravamo io e Sara, per quanto architetti e parte del gruppo coordinato da Marianella Sclavi, dovevamo dargli dei parametri secondo i quali muoversi con queste mappe, che sono quelle che avete poi di fronte voi. Quindi gli dicevamo, beh, intanto provate a mappare che cosa c'è vicino, le fermate della metropolitana, le fermate del tram, i negozi, i musei, quello che c'è che può avere interesse. Perché è importante sapere che cosa c'è, perché se c'è vicino, sono vicine delle funzioni che potrebbero trovare spazio nella casa di quartiere, beh, uno comincia a pensare che già ci sono e si orienta su altre cose. Poi la cosa fondamentale che gli avevamo detto era di riflettere sul valore simbolico dei luoghi. Quindi se siamo vicino a Piazzale d'Agosto, dove c'è un mercato, un vecchio mercato in questo piazzale, che significato può avere ragionare della casa di quartiere in relazione alla presenza del mercato? Mercato che vuol dire cibo, che vuol dire quotidianità, ma anche mercato comunale, una tradizione a Milano che esplicita proprio la tradizione riformista di Milano dalla seconda metà dell'Ottocento a di fatto in parte anche a oggi. Quindi se invece la mettiamo dove c'è l'anagrafe, che cos'è l'anagrafe? L'anagrafe registra in fondo dei dati molto fissi, ma però registra l'evolvere della popolazione di Milano. C'è contemporaneamente presente un consultorio? Beh, è una delle grandi questioni che ha a che fare con il welfare e la crisi del welfare oggi, e quindi un ragionamento di come compensare le carenze del welfare calato dall'alto con ipotesi di welfare di prossimità, autogestito e via dicendo. È vicino al parco contemporaneamente che dovrà essere realizzato. Insomma, sapere dove si è e dare un senso e un valore simbolico a un luogo è molto importante anche per orientare l'idea di che cosa debba essere quell'oggetto. Siamo dentro o fuori dal quartiere? Siamo ai bordi o siamo al centro? Quindi una casa di quartiere che diventa un luogo sicuramente di inclusione, meglio metterla al bordo e in qualche modo costruire una piccola postazione che vigila rispetto al nuovo mondo che sta avanzando da Unicredit e compagnia bella, oppure ha più senso metterlo al centro del quartiere, che quindi offre cose che quelli che non sono dell'isola ma che sono lo stesso della zona non hanno, e quindi diventa un attrattore e un ridistributore di qualità per un quartiere più ampio, e così via, fino ad arrivare alla famosa cavalcavia. Allora qui faccio vedere cosa succede, dovrebbe riprendersi. Vabbè, questo è una zona, una parte dell'isola, così avete, questo è un grande viale che è importante perché c'è un progetto del comune per fare un mercato, che prevede però l'abbattimento di due fila
di alberi. Quindi si è formato subito un comitato. No, si sentono male. Qualcosa devono sempre buttarla giù. Si è formato subito un comitato che ha ottenuto che il progetto venisse accantonato, ma non però il parcheggio che doveva trovare spazio nel Bienone centrale nei giorni in cui il mercato non si tiene. Quindi, cioè, ne avevano pensate due in una volta. Scusa Giulio, non so se mi sono persa il pezzo io perché sono andata in bagno, ma mi manca il passaggio da momento di forte conflittualità, allora ci sono le due fazioni contrapposte, poi c'è il Politecnico che passa dall'altra parte, al momento in cui arrivate voi. Come ci arrivate lì in mezzo? Ci arriviamo perché l'amministrazione, nonostante le fesserie che sta facendo, si rende conto che deve fare qualcosa all'isola. Questo perché... anche grazie a Macao. Come? Questo anche grazie a Macao, a quello che c'era di Macao. Sì. Era... Non so fino a che punto grazie a Macao, perché Macao poi si ritira in un posto molto lontano e continua a fare le sue cose, ma in una forma stabile, con una sorta di silenzio assenso del comune, perché ha finalmente occupato uno spazio del comune, un pezzo del vecchio mercato comunale, quindi il comune non dice di no, li lascia lì. Il passaggio è che si rendono conto che devono fare qualcosa, perché la tensione è molto viva. Se fai certi nomi nel quartiere, in certi ambienti del quartiere, gli insulti sono automatici, molto coloriti anche. Ma questo quando già i lavori erano quando i lavori erano praticamente finiti, quasi finiti. Però erano ormai in chiusura, cioè il parco sarebbe stato fatto, gli edifici di Unicredit pure, ed erano lì, già si intravedeva la nuova piazza, si stavano costruendo anche tutte le altre cose di questo progetto Garibaldi Isola, il grattacielo e il bosco verticale, c'erano le strutture che crescevano, anche se non c'erano ancora le piante, eccetera, eccetera. Quindi è una compensazione delle istituzioni al quartiere per contenere la conflittualità molto viva ancora all'interno del quartiere. E proprio quindi la scelta della casa di quartiere per ridare identità, a lavorare su queste questioni. Questo è il mercato in questo grande piazzale che distribuisce tutto il traffico, perché il vialone alberato che abbiamo visto praticamente è l'arrivo della grande strada che da Lecco passa per Monza, tocca la Villa Reale, lambisce Sesto e l'area industriale Pirelli, Falck, Breda e via dicendo, e arriva sparata in centro a Milano, all'isola. Il progetto originario degli anni 30 prevedeva un tridente che sfasciava tutto il quartiere e entrava poi in centro, si ricongiungeva con Porta Nuova, Corso Garibaldi e via dicendo, e che viene contestato già negli anni 60. Mercato decrepito, queste sono case popolari della fine degli anni 20. Questa è una casa di Terragni, sempre nel piazzale, di fianco ci sono queste cose contemporanee, altra casa di Terragni, questa è una via, la via Volturno, che è importante per la storia di Milano, uno perché è uno degli assi del Tridente, due perché ci hanno messo, adesso c'è la stazione della metropolitana, hanno fatto le piste ciclabili, che sono, ci sono, anche se in questi non si vedono bene. Ups, no, cosa succede? Vediamo un po', no, qui cosa faccio? Scusa? Vado, dove? Ecco, grazie. E poi era la via dove c'era la sede storica del Partito Comunista di Milano, che cede una parte che viene poi realizzata da un'impresa privata. Quindi vedete la zona, il marciapiede è stato allargato, piantato gli alberi,
una specie di eco box, fra virgolette, la pista ciclabile protetta, i bar con le sedute, queste sono alcune vie laterali, avete un'idea delle case, questo è un pezzo della ex sede del Partito Comunista, questi sono i boschi verticali. Questa è la via Confalonieri che prima guardava, aveva tutto il verde di fronte, spazio, sole, eccetera, e adesso non ha più sole perché c'è Unicredit, bosco verticale, la spina di nuove residenze che venete lì e nello spazio con le transenne il comune ha pensato di piazzare la Casa della Memoria. Operazione lodevolissima perché è la nuova sede dell'Istituto per il Movimento di Liberazione in Italia, che prima era Sesto San Giovanni, però è un blocco, proprio un parallelepipedo, murato, chiuso, fuori ci saranno grandi immagini che evocano la resistenza e via dicendo. Però non c'hanno più sole, la via è completamente in ombra. Questo è il famoso cosiddetto rasoio, che è un edificio di Salvatore Ligresti, che essendo andato in galera quasi di nuovo, e soprattutto essendo fallito, è rimasto bloccato e nessuno se lo prende. E sarebbe un ottimo esercizio anche questo di progetto per i cittadini. Questo è quello che rimane del verde, del grande spazio che c'era prima. Questa è Unicredit, quelle sono due o tre case della vecchia Milano che sono rimaste lì isolate. Laggiù si vedono altre operazioni sempre del progetto Garibaldi, isola. Questa è la sede della Fondazione Catella con un spazio giochi. Questi sono due campetti di bocce, peccato che abbiano sbagliato le misure, non sono regolari, ma vabbè, pace. Questo è ancora la natura selvaggia del parco che verrà. Quello laggiù è l'anagrafe. Questa è la stecchetta. Ma i progetti sono dell'inizio, il piano Garibaldi Isola è dell'inizio del 2000 e la vicenda si scalda nel 2005-2006. Cominciano a costruire nel 2008. Cioè poi vanno 2008-2009, poi vanno abbastanza rapidi. Sempre rasoio. Sputacchio di verde, questi sono gli edifici, gli avamposti e questa è la salita verso la piazza Gaia Ulenti che sta dentro queste torri. Qui ci stiamo avvicinando, questi sono pannelli, tessere solari, questo è un grande biliardino che è l'invenzione della piazza, ma non è del progettista ovviamente, ma di un gabbiotto che vende generi commestibili, che oltre a mettere calcetti normali ha messo un calcetto con 13 da una parte e 13 dall'altra, che è il vero richiamo ovviamente dell'area. Poi c'è la libreria Feltrinelli, che non è solo libreria ma è anche posto dove self service e pranzo, lo specchio d'acqua della piazza. Si intravede, questa è un'immagine del plastico illuminato della zona, sempre sul piazzale, perché c'è una sede lì per vendere gli appartamenti. Si intravede quella panchina intorno, questa è la libreria Feltrinelli, questo è un intervento ai piedi della piazza di Cino Zucchi. Sì. Questa è la discesa verso Corso Como, che è un posto famosissimo, no? Non so se lo conoscete, ma ci sono locali di tutti i tipi, e però sono tutte cose che stanno all'interno di un pezzo di città che conserva ancora la tipologia ottocentesca che vedete sullo sfondo con la casa corte.
Questa è un altro, una vista, dalla, si intravede sulla destra la stazione Garibaldi, questa è sempre la piazza Gaio Volenti, questa è la discesa delle scale mobili verso la stazione, questa panchina che è un po' organica nelle forme, fissa ma che è molto utilizzata in tutte le stagioni. Questa è una zona del parco, vista dagli edifici del Comune di Milano. Quello è il Palazzo della Regione, che ha fatto scempio. Vabbè, questa è un'idea per darvi un'idea di quel ragionamento che facevamo prima. Qui ci stiamo avvicinando un po' per volta, ingrandendo. Allora, per darvi un'idea, vediamo se si vede, no, forse meglio quella prima. Per darvi un'idea, questa è l'arena, questo è il Foro Bonaparte e qui è quello che stanno realizzando, Corso Garibaldi, via San Marco, il Varesini, quindi è una zona centralissima, come vedete. L'isola è proprio al di là, quindi diventa sempre più centro città. Qui si vedono chiaramente i binari, la ferrovia, la stazione e questa invece è la stazione centrale. La stazione Garibaldi è molto importante perché ci passa l'alta velocità e poi ci passa e poi è la stazione dei pendolari. Qui vedete proprio l'isola, quella macchia, voglio dire, rossastra, vedete com'è in una posizione strategica, insomma, ha due metropolitane, la linea, anzi ne ha tre, la linea verde, la linea gialla e la linea lilla. Poi ha autobus, tram, c'è di tutto, quindi è raggiungibile da tutte le parti, dall'Interland al Vialone che arriva in città e vicino e confina con la stazione Garibaldi, a due passi dalla stazione centrale. Ecco, e si arriva alla Charrette finalmente. Queste sono le immagini della mostra fatta all'Urban Center nella Galleria Vittorio Emanuele. Allora, arriviamo quindi alla Charrette dell'isola, se no non finisco più. Vengono fatte delle interviste, da queste interviste vengono fuori delle cose normalissime. No? C'è chi vuole verde. C'è chi si azzarda a dire ma con determinate solette, forse ispirato dal bosco verticale, potremmo avere anche lì un bosco. Chi vuole invece delle siepi, chi vuole degli orti, chi vuole del verde normalissimo, chi vuole comunque un verde che sia un po' mosso per non avere il cavalcavia piatto, chi vuole naturalmente giochi per i bambini, giochi per i giovani, il campetto di calcio, di basket, cioè delle richieste tutto sommato molto normali, molto banali. Però c'è una questione. Vicino a una delle rampe di accesso, quella esattamente dell'isola, dalla parte dell'isola di questo cavalcavia, che poi è questo, vi faccio vedere poi delle fotografie, che cosa succede? C'è un'area dismessa, magazzino di materiali di edilizia. In questo luogo dismesso è arrivato un gruppo che si chiama Pepe Verde, che ha origine dall'associazione dei genitori dei bambini dell'isola e dei bambini che vanno a scuola, che protestano perché non ci sono spazi per gioco e spazi verdi. Allora, questo gruppo occupa quest'area e
incomincia a costruire uno spazio dove il verde sono box, il verde è quello che naturalmente esce dalla pavimentazione. Poi incominciano a utilizzare una tettoia e fanno un bancone e utilizzano lo spazio per feste, compleanni e cose di questo genere. Poi incominciano a ridarlo con alcune opere d'arte degli artisti di Isola Art Center e raccolgono alcune delle opere che erano state fatte negli anni caldi 2006-2009. Poi mettono un cesto per la pallacanestro e qualche gioco per i bambini, tengono la vecchia cancellata e insomma offrono alla popolazione del quartiere uno spazio che naturalmente non è frequentato da tutti ma che è molto frequentato da persone che evidentemente credono in questa operazione. Poi contrattano faticosamente col comune, il comune un po' per volta cede e finalmente gli ha dato un contratto di almeno 5 anni, quindi non il rinnovo annuale, quindi l'incognita di essere cacciati via alla fine alla scadenza del contratto. Il Pepe Verde è molto attivo e molto geloso di questo spazio. E quindi vede il processo partecipativo e soprattutto il dibattito sulla localizzazione della casa del quartiere come un rischio per se stessi. Cioè non venga in mente nessuno di individuare un'altra zona oltre a quelle indicate dall'amministrazione, cioè la zona dove siamo noi, visto che siamo vicini al cavalcavia e quindi le due cose potrebbero rafforzarsi reciprocamente. Allora, questa quindi è un po' una variabile rischiosa che gira. Infatti uno dei progetti della Charrette, come vedrete, non prende in considerazione il Pepe Verde, ma prende in considerazione la realizzazione della casa di quartiere dal piano terra al bussa e sopraelevandola poi sul piano del cavalcavia vicino al Pepe Verde. Un'ipotesi, secondo me, molto razionale, che però scardina le decisioni delle istituzioni, che avevano indicato con precisione dei luoghi, e mette in crisi, secondo me, anche un po' il dibattito e il processo partecipato rispetto alla questione della casa del quartiere. Allora, arriviamo a questa benedetta charrette e il problema è farla. E quindi, molto così, perché l'importante era farla e sperimentarla, invitiamo noi delle persone, un po' anche sentendo quelli del gruppo del processo partecipato. Scusa Giulio, perché non so se tutti sanno cos'è la charrette. No, adesso glielo dico. Ah, ok. Sì, sì. E quindi ci sarà, ad esempio, amici di alcuni, amici nostri, Cino Zucchi, che è anche un amico. Insomma, alla fine troviamo 8 architetti e studi disponibili a sperimentare questo processo di progettazione partecipata. Allora, a questo punto bisogna dire che cos'è la charrette. Allora, la charrette è una modalità di progettazione, ovviamente, come abbiamo detto, partecipata. Prevede il lavoro in gruppo, detto in altri termini. Ma il gruppo da chi è costituito? Il gruppo è costituito da tecnici o politici. Tecnici dell'amministrazione, intendo dire, o politici. Se sono interessati a partecipare, ovviamente. Da cittadini normalissimi, ma che possono essere anche architetti, ingegneri, no? Portatori di un sapere, di una professione, di professionalità, di conoscenze tecniche di tutti i tipi, cittadini comunque in primo luogo, e i tecnici che dovrebbero
gestire il processo, che quindi sono i cosiddetti portatori di quei saperi esperti che sono ritenuti o legittimati come fondamentali per progettare, cioè essenzialmente architetti e urbanisti. Naturalmente anche ingegneri, perché spesso gli ingegneri sono urbanisti, anche se non sono architetti, ma comunque hanno una conoscenza delle tecniche del progetto. Questo è il quarto attore fondamentale, poi sono altri portatori di interesse, cioè sono gli eventuali investitori sull'area, sono gli eventuali portatori di idee di progetto da contrattare con l'amministrazione, eccetera. Insomma, l'idea di fondo è che seduti intorno ai tavoli di progettazione ci siano queste componenti, tutti quelli che sono interessati per un modo o nell'altro a decidere che cosa fare in una determinata area. L'altra cosa interessante che spiega da un senso la charrette è che molto spesso nell'area che diventa oggetto di progetto secondo questa modalità, su quell'area insistono già delle ipotesi di progetto. Magari l'amministrazione ha in mente di fare una certa cosa. E quindi l'oggetto di discussione diventa contemporaneamente che cosa fare di quell'area, tenendo conto che c'è un progetto che può andare bene, può andare male, può essere rivisto con una diversa intensità e radicalità, oppure può essere abbandonato per dar luogo a un altro progetto. E questa è l'altra cosa. Detto questo, ci sono alcuni principi che regolano la charrette. Allora, io credo che la cosa fondamentale, il compito fondamentale della charrette è sia quello di proporsi come uno strumento da diffondere, perché uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di educare i non esperti al progetto. Cioè far sì che i cittadini divengano non solo portatori di idee, ma portatori di idee che progressivamente acquistano consapevolezza della loro capacità di pensare lo spazio. Questo è il punto fondamentale. Allora, uno degli assurdi della scena della città è che tutti progettano qualcosa. Non solo gli architetti o gli urbanisti, progettano un pezzo della loro vita, progettano una casa, progettano le vacanze, cioè, la gente vive di progetti, questi progetti sono una rappresentazione di possibili spazi di vita, di interazione, ma tutta questa capacità di visione e di progetto scompare di fronte al progetto delle cose della città. Delle cose? Delle cose della città. Cioè non c'è spazio per far tesoro di questa capacità di progetto diffusa, capillare. Allora, la charrette è uno strumento, secondo me, fondamentale, ma qualsiasi altro strumento, non sto parlando solo della charrette in sé, a parte che la charrette può essere declinata in diversi modi, adattata e via dicendo, ma diventa secondo me un'operazione fondamentale. Io come, fra virgolette, cultore del progetto soffro il fatto di dovermi misurare costantemente con una carenza di cultura del progetto sia nelle amministrazioni eccetera, quanto proprio nei cittadini interessati. Laddove invece ogni cittadino è più o meno consapevolmente portatore di idee di spazio e quindi anche di idee di città. Questo è la cosa fondamentale. E questo deve avvenire attraverso una forma collaborativa fra i diversi attori che abbiamo indicato prima. Detto altrimenti, se è vero che la politica come istituzione
e le istituzioni della politica, ad esempio i partiti, i sindacati, un'infinità di altre cose, non sono ormai in grado di rappresentare la complessità e l'articolazione dei desideri e dei bisogni e degli immaginari della società, cioè non li rappresentano e non sono in grado di rappresentarli anche visivamente, culturalmente, allora vuol dire che dobbiamo trovare delle strade nuove. Allora, la strada nuova è quella di forme di sinergia differente fra gli attori della scena urbana. Allora, e qui siamo d'accordo. Se tutto questo è vero, bisogna rompere lo schema secondo cui il rapporto tradizionale che c'è fra pianificatori e pianificati. Quando dico pianificatori non intendo solo gli urbanisti e gli architetti, intendo le istituzioni. Il rapporto tradizionalmente è sempre stato, come si dice, top down, cioè calato dall'alto. Cioè le istituzioni hanno vissuto della convinzione accettata dalla società che fossero legittimamente delegate a stabilire che cosa è interesse della società, cioè che fossero depositarie dell'idea di interesse generale. Questo non regge più. Un sapere come l'urbanistica si è legittimato come sapere che interpreta quell'interesse generale, quindi come un sapere che è espressione della visione che le istituzioni danno dell'interesse generale. Quindi ha avuto un rapporto sempre molto stretto con il potere, a volte anche con forme di contropotere. Questo è innegabile. Allora, che cosa succede? Che introdurre un mezzo di progettazione, uno strumento di progettazione che tende a mettere intorno allo stesso tavolo il sapere forte con le amministrazioni, come dire, il mondo delle istituzioni e i cittadini, sconvolge questa relazione. Cioè sconvolge questa idea di fondo, no? della legittimità delle istituzioni di rappresentare l'interesse generale, dei saperi esperti di essere strumento della progettazione fisica e spaziale di quell'interesse generale, cioè delle forme dello spazio che deve dar sostanza all'interazione sociale secondo determinati principi, no? Mettere in discussione questo significa ridurre le distanze. Allora, ridurre le distanze cosa vuol dire? Desacralizzare, ad esempio, l'idea della tecnica. Cioè che per progettare si debba essere laureati e possibilmente poi pratici dell'arte di costruire le città, che sarebbe appannaggio degli architetti, degli urbanisti e o dei pianificatori. Significa più in generale anche desacralizzare il ruolo dei tecnici delle amministrazioni, no? Quello che sa di trasporti, piuttosto che quello che sa di politiche economiche, di economia urbana, tutti quelli che volete, eccetera. E desacralizzare vuol dire stabilire una relazione nuova fra cosiddetti saperi esperti e saperi dell'esperienza, o saperi locali, o saperi comuni, tutto quello che chiamateli come volete, ma insomma i saperi diffusi nella società e anche nel contesto che di volta in volta è oggetto di progetto. Su questi spazi i cittadini sanno una quantità di cose che non necessariamente il progettista di turno sa, o che non è in grado di conoscere anche se si mette nell'ordine idee di voler conoscere.
Allora, cioè, l'altro passo fondamentale però è quello di rompere la discrezionalità delle relazioni fra istituzioni e attori. Perché i comuni oggi ragionano con i grandi portatori di interesse, con i Ligresti o anche con il Catella, che è un po' meglio, di turno, piccolo o grande che sia. Ragionano con corporazioni, che sono a loro volta portatori di interesse. E quindi sono abituati per inerzia, perché una delle caratteristiche delle istituzioni è l'inerzia, a stabilire relazioni discrezionali con determinati attori, escludendo tutta una serie di attori, più o meno organizzati, più o meno forti, più o meno deboli, più o meno marginali. Quindi un progetto intorno a un tavolo dove sono presenti queste componenti, e più sono meglio è, si identifica come un atto di esplorazione delle possibilità, ma soprattutto come un'operazione che riconosce ciò che abitualmente, tradizionalmente, sta fuori dai tavoli di contrattazione come una risorsa e non come un impiccio. E la charrette è una di quelle cose che lavora su questo piano, su questo insieme di valori. Partendo anche da un presupposto abbastanza interessante, cioè che è possibile l'impossibile. Cioè che la charrette diventa un'occasione dove, partendo da dati di realtà, quindi in una vera charrette il comune dovrebbe essere presente, avere già distribuito i documenti con cui ha riflettuto o impostato delle scelte, delle decisioni relativamente al luogo che è oggetto della charrette, quindi dovrebbero essere diffusi, dovrebbe essere esserci il tempo per chi è interessato di leggerli, farsene un'idea, discuterli in un lavoro preparatorio della charrette, che però fa parte sempre della charrette, e quindi chiarire progressivamente una serie di punti per non arrivare del tutto impreparati alla charrette, e poi affrontare seriamente questa cosa intorno ai tavoli. È anche vero che si può fare senza tutto questo lavoro, è un altro modo per affrontare il progetto, cioè senza gli eventuali vincoli e condizionamenti, quindi, che derivano dal fatto di essere già a conoscenza di alcune posizioni anche ben costruite e determinate su un determinato luogo. Quindi ragionare aperti, come se non ci fosse nulla. Poi, partendo dal presupposto che poi per mediare, contrattare, avvicinarsi e assumere i vincoli della realtà c'è tempo. Dove c'è tempo però significa non che me ne frego. So che dovrò fare anche questa operazione, quindi sono consapevole, ma proprio a partire da questa consapevolezza mi muovo liberamente. Quindi i meccanismi mentali sono diversi, come potete capire, no? È chiaro? Scusami, queste due modalità da cosa dipendono, se scegliere l'una o l'altra? Beh, dipendono dalle condizioni del momento, dipendono dal fatto, ad esempio, che qui c'era fretta di farlo perché era la parte di un processo che bisognava chiudere per contratto entro una certa data. In questo caso dipendeva dal fatto che era stato fatto appunto un rilevamento, come dicevamo, con alcune interviste, questionari sui desiderata, che quindi più di tanto non si sapeva, ma dipendeva anche dal fatto che su quell'area più di tanto l'amministrazione non sapeva. Perché anche se solo pensi che quell'area unisce due parti di città, che ha quindi potrebbe avere una funzione di connessione, però non si sapeva qual erano il piano del traffico che riguardava da una parte la città e dall'altra l'isola.
e quindi non avevi elementi o documenti, no, su cui ragionare, e quindi infatti una parte dei progetti assumeva che continuasse il traffico delle macchine, una parte dei progetti invece non lo assumeva, perché ad esempio non c'era nessuna indicazione dell'amministrazione in questo senso. Sul, ad esempio, il carico sopportabile dell'infrastruttura non c'erano dati certi, perché secondo alcuni dati vecchi sopportava un certo carico, però c'era stato un incidente negli anni, non si sapeva bene se erano stati fatti poi le verifiche opportune e quindi non sapevi quanto reggevi. Quindi, no, non è che progetti sul nulla, perché in questo caso, ad esempio, il tecnico, quindi l'architetto, l'ingegnere che in qualche modo è intorno al tavolo, che ha conoscenze di queste cose, è quello che sa che comunque puoi fare una certa cosa presupponendo poi di intervenire in un certo modo. Quindi a questo punto, quindi la cosiddetta tecnicalità ti aiuta per capire l'orizzonte entro il quale spaziare. E quindi in questo caso, ad esempio, la charrette a quel punto l'abbiamo concepita come una cosa che fosse utile a tutti, proprio perché incominciava a mettere in evidenza quali erano i nodi, i problemi, oltre che le visioni. E quindi era utile anche per porre delle domande ai tecnici. E devo dire che i tecnici dell'amministrazione che sono venuti erano molto interessati, ed erano anche i tecnici che avevano capito nel corso di questo progetto che non era il caso di tenere l'atteggiamento un po' scostante che avevano avuto all'inizio e che avevano progressivamente abbandonato. Così come i cittadini avevano capito che non era il caso di tenere lo stesso atteggiamento scostante, perché i poveri tecnici più di tanto non avevano responsabilità, ad esempio, perché non erano in grado di darti notizie certe, perché l'amministrazione su alcune cose non sapeva ancora nulla, per una serie di ragioni, no? Perché dovevano imparare come funzionava la macchina, perché era un disastro quello che avevano ereditato, ma, tante le ragioni, ma questa era la realtà delle cose. Allora, cosa possiamo dire ancora sulla charrette? La charrette ha uno spazio di azione e di interesse molto ampio, perché può andare da una cosa relativamente contenuta come questo cavalcavia fino alla progettazione di idee per l'intera città, se uno vuole. La dimensione però del quartiere è quella più realistica da affrontare, quella più produttiva soprattutto dal punto di vista degli esiti. Dicevamo che abitua gli cittadini a ragionare per progetti e col progetto, quindi mette in evidenza che il progetto è una forma di relazione con la realtà, non è una tecnica. È un modo di pensare, che è una cosa ben diversa, ed è un modo soprattutto non solo di pensare, ma per pensare. Per pensare alla trasformazione usi il progetto, o forse più esattamente il progettare, cioè perché è un processo quello che tu utilizzi. E per pensare un futuro, che naturalmente non può essere più di tanto predeterminato, perché il mondo cambia di continuo, perché sennò sarebbe cadere nelle vecchie logiche della progettazione urbana e urbanistica, tu inneschi proprio, assumi l'idea che stai non facendo un progetto, ma stai progettando. Quindi il progetto come, dicevo forse all'inizio, forma di conoscenza ricorsiva. Un processo continuo, arrivi a degli stadi in cui il progetto prende una certa forma, incominci a realizzarlo, se sei in grado di farlo, cioè se hai i soldi e tutto quanto, ma mentre lo fai devi pensare che quel progetto è oggetto
potenziale di ripensamento. Quindi il progetto non si ferma mai allo stadio con cui viene presentato e approvato, ma è un processo continuo. Molto spesso si fa la storia dei progetti riferendosi al progetto che è stato presentato al tal concorso o che incomincia ad essere realizzato, no? E non si fa quasi mai invece la storia del progetto dall'inizio alla fine. Cioè, perché lo Zen di Palermo è fallito? Di solito tutti si accaniscono con il progetto. Certamente in quel progetto ci sono delle cose che probabilmente avrebbero prodotto degli effetti negativi, ma non puoi valutare quel progetto solo per quello. Devi valutare perché l'amministrazione di Palermo non ha fatto i servizi che erano previsti. Forse sarebbe cambiato il destino di quell'area. Perché non ha messo un numero adeguato di polizie, di poliziotti, di carabinieri, ad esempio? Perché non ha avuto, non ha attivato politiche in vari campi, appunto dei servizi, della sicurezza, del sociale, soprattutto politiche sociali per quel quartiere? E così via. Gli esempi sarebbero tanti, no? Però in questo senso lo dico perché c'è una storia dell'architettura e dell'urbanistica che perde per strada almeno metà di quello di cui dovrebbe occuparsi. È una disciplina che ha una storia così carente, non cresce bene. Allora, per finire, naturalmente ci sono tutte le questioni che ben conoscete. Allora, l'ascolto attivo, quando sei seduto qui, mettersi nei panni dell'altro, liberarsi dei propri, specie per i tecnici, dei propri panni un po' paludati, l'apprendimento mutuo, come si dice. Poi che cosa ci può essere? Ve li dico così, la reciprocità, l'accettazione delle differenze, delle diversità, la curiosità, la capacità di mettersi in discussione, l'accettazione, come si dice, della polifonia delle voci, e chi più ne ha ne metta. Tutto questo sono i presupposti fondamentali con cui fare una charrette. Diciamo una cosa, allora. Il problema del foglio bianco. Allora, per un architetto, un urbanista, il foglio bianco è un grande attrattore, no? Un foglio bianco comincia subito a disegnare o fare cose di questo genere. Per i cittadini che appunto non sono portatori di queste, come si chiamano, come ripeto, tecnicalità, ma soprattutto non sono stati mai educati perché non sono mai stati presi in considerazione nella loro capacità di progetto, non solo a parole ma anche a disegno vero e proprio, il foglio bianco invece è una cosa che terrorizza. C'è proprio una vergogna di fronte a uno che si suppone invece sappia disegnare, rappresentare in tre dimensioni, in assonometria oltre che in pianta, in prospettiva, con lo schizzo prospettico molto fascinoso eccetera, uno ha vergogna di mostrare la propria, molto spesso, incapacità di disegnare. E questo invece è il punto fondamentale, cioè bisogna superare questo freno, questo terrore, questo panico del foglio bianco. E lo si fa con tre passi. Uno è quello che si incomincia a parlare. Uno parla e dice quello che vede nella sua testa, lo spazio che vede. Poi si incomincia a schizzare, che a Milano si dice spegage, cioè segni anche brutti, chiamateli come volete, ma spesso brutto non è una categoria da utilizzare rispetto all'intelligenza del disegno. Cioè il brutto carico di significato è il bello che non dice vuoto completamente. E la terza cosa, poi si arriva, il terzo passo, al disegno, cioè una forma più compiuta. E qui c'è l'aiuto del cosiddetto esperto.
Quindi tre momenti: parlare, scarabocchiare e disegnare. Queste sono le tre operazioni che faticosamente bisogna incominciare a fare. Quindi ci vuole qualcuno che da un lato incomincia a disegnare per tutti, mentre questi parlano, e dall'altro però dice, beh, adesso però se questo non va bene, prova a disegnarlo tu, prova a vedere, ma io non posso, non sono capace, no, perché non ho ben... Usa anche delle piccole falsificazioni, perché non ho ben capito quello che dici con le parole, ma prova. Insomma, delle tecniche banali di convincimento basate sulla fiducia che costruisci progressivamente intorno a quel tavolo. Quindi far vedere che tu tecnico, fra virgolette, non sei spocchioso. Quindi per ogni tavolo c'è un tecnico, sì. Facilitatore, diciamo. Sì, dovrebbe esserci. Sì. Sì, e deve anche correggere. Per farvi un esempio, i cittadini in un progetto volevano la pista ciclabile e volevano che fosse una pista ciclabile tutta piena di curve. Allora, cioè, a un certo punto, questo l'ha disegnata, riducendo un po' le curve, dopodiché ha posto il problema. Dice, ma siamo sicuri? Siete sicuri di volere una pista lì tutta curve? Che importanza ha avere in 300 metri di lunghezza tutte queste curve? Che funzione può avere invece la pista ciclabile? Poi il segno della pista potrebbe essere messa al centro per dividere lo spazio in due parti uguali, oppure potrebbe avere anche una soluzione un po' non rettilinea, ma per definire degli spazi che possono avere delle altre funzioni. E allora il ragionamento diventa non più l'ansia del pittoresco, ma diventa il disegno rispetto a un insieme di questioni, e quindi fa interagire più aspetti della cosa. Allora la funzione del tecnico è un po' questa, ma un ragionamento del genere non necessariamente avrebbe potuto farlo un tecnico, no? Poteva farlo un altro cittadino, uno che magari invece non vuole le curve, ma vuole pedalare sicuro, dritto, eccetera. Allora, però il significato della charrette è quello proprio di ingaggiare i cittadini, ingaggiarli proprio in un'operazione in cui devono essere consapevoli che possono progettare tutti insieme, cioè anche un po' un aiutarsi. Scusami Giulio, ma prima che avvenga la charrette, in qualche modo tu prepari i tecnici che avrai, gli architetti, gli urbanisti, dunque, come funziona? Dovresti, li prepari, in questo caso la preparazione è stata un po' affrettata. In realtà con alcuni è stato più facile prepararli, con altri, sai, dicendo guarda, si tratta di questo, eccetera. Una preparazione però c'è stata, ed è stata, ad esempio, una settimana prima ci siamo visti una sera e io ho portato una mappa del cavalcavia ad una certa scala. E poi ho presentato un centinaio di immagini che si riferivano ad una serie di progetti realizzati in vari contesti che avevano riferimento con alcuni temi che sarebbe stato necessario, non tutti ovviamente, perché cioè, non avevo nessuna intenzione di indicare i temi più di tanto, no? Perché sennò si perdeva l'idea del progetto proprio partecipato, del lavoro collaborativo, dell'inatteso, eccetera, eccetera. Ma una serie di questioni che comunque sarebbe stato necessario affrontare. Ad esempio, dal cavalcavia Bussa si vedono i binari della stazione, alcuni frammenti ancora del paesaggio industriale di Milano, che è la storia di Milano, e in lontananza, nelle belle giornate, si vedono le Alpi, cioè si vede il Monte Rosa. Allora, un problema era
valorizzare l'idea della vista, tanto perché sei sopraelevato. Allora, se ti volti da una parte, vedi le nuove architetture della città, se ti volti dall'altra parte, vedi la storia della città e le montagne. Quindi il problema è da che parte? Uno può dire benissimo, lo facciamo da una parte e dall'altra, perché sono tutte e due degni di nota e non si vede perché una deve escludere l'altra. Però questo comporta che il tema della vista abbia, appunto, si tratta di affrontare il tema dei punti di vista, no? Allora, su un corpo rettilineo e regolare ci può essere qualcuno che apre una sorta di punto panoramico, quindi una proiezione all'esterno, no? Dove tu ti affacci, no? Per indicare che quello è proprio il punto di vista. Benissimo, se fai un'operazione di questo genere, ecco, io ti faccio vedere tre o quattro progetti, in particolare di un progettista svizzero, che erano contesti completamente diversi. Uno era la vista del deserto, che però è interessante, no? Perché ero in una zona desertica, questo fa uno spazio di legno che si proietta per vedere quello che in realtà è intorno. Oppure una cosa di metallo che è trasparente sotto, per cui puoi vedere i binari o i treni sottostanti. E però c'è anche la questione, come dire, dei costi. Quindi questi progetti erano dei bei progetti, oggettivamente, e anche pensati per un costo contenuto dell'operazione, che non è cosa da poco. Altra questione, i campi gioco potevano essere separati, quelli dei bambini piuttosto che quelli degli adulti, oppure mescolati insieme in un certo modo. Quindi c'erano dei progetti che facevano vedere come erano state trattate queste cose. Una delle richieste erano le piste di skate, allora progetti di piste di skate, come erano introdotte, inserite, messe in relazione con altri giochi, oppure se erano separate, chi le aveva fatte, cioè se una società oppure se dei gruppi di sportivi che le avevano autocostruite, e quindi modi diversi che suggerivano anche di intendere le realizzazioni in un modo diverso, cioè non affidarla ad esempio completamente alla società o al comune, ma in qualche modo rivendicare dei margini di intervento improprio, di autocostruzione o di affidamento della costruzione, piuttosto che altri temi. Se avere insieme, se avere i traffici, i tipi di mobilità separati, oppure se averli che si incrociano. Quindi anche qui le pista ciclabile separata dalla strada vuol dire un certo tipo di cultura della mobilità, che ha prodotto molto sicuramente. Negli ultimi anni si sta diffondendo un'altra cultura della mobilità, che tende invece a valorizzare il ritorno all'insieme, all'intreccio, alla compresenza. A Zurigo, le strade laterali, ci sono le piste ciclabili e la strada, e addirittura c'è lo spazio per un senso unico, che però è diventato un doppio senso agendo sul marciapiede, e le macchine, le biciclette e i pedoni imparano a rispettarsi, per cui la macchina, se arriva un'altra, sale sul marciapiede, il ciclista si sposta, tutto naturalmente regolato da una velocità di non più di 20 km all'ora. Però è un'altra idea di mobilità. Tutto torna a convivere, tutto torna a relazionarsi con il resto, tutto torna ad autoeducarsi, ad autoresponsabilizzarsi. È una logica completamente diversa. E quindi vi facevo vedere progetti di una separazione e progetti invece dove si combinano le cose. Il verde, ci sono tanti tipi di verde, no? Oggi si parla molto di terzo paesaggio, e però cioè, uno può volere invece anche il giardino all'italiana, quindi alcuni progetti che facevano vedere come era stato interpretato il verde
in questi tessuti duri, perché lì siamo di fronte a una pavimentazione di cemento. Allora, progetti ad esempio di come negli Stati Uniti alcuni gruppi spontanei si erano riappropriati dei parcheggi e quindi di come avevano con il martello pneumatico, tolto il cemento e messo il verde, ma l'avevano anche disegnato, quindi gli avevano dato una forma e questa poteva essere un'operazione praticabile sul bus. Oppure gli eco box, come erano stati utilizzati, semplicemente per mettere la verdura e i fiori, oppure un po' più complessi con delle sedute, o una cosa e l'altra. Quindi progetti, oppure cose mobili, in qualche modo, progetti che facevano vedere come con poco, con l'idea della riappropriazione in parte, con l'idea della non predeterminazione delle funzioni, quindi interventi leggeri, con l'idea del contenimento dei costi, con l'idea di continuare il progetto fra istituzioni e cittadini, si potesse pensare il bus. Quindi questa è stata un po' la preparazione. E poi quella sera loro hanno incominciato a buttare. Ma invece la preparazione proprio alla charrette, cioè a quello che ci stai raccontando tu, a un nuovo modo di pensare il progetto, a un nuovo modo di mettersi insieme, il tecnico. Tu gliela fai prima o semplicemente le persone arrivano lì, gli no, spieghi in qualche modo? No, gliela fai prima, sicuramente gliela devi fare un po' prima. Perché immagino che la difficoltà sia proprio quella, no? Cioè un tecnico che si trova da un giorno all'altro a progettare insieme alla casalinga, giusto per farla banale, e viceversa. Sì. Però attenzione perché più di tanto in questo senso non puoi fare, cioè tu puoi preparare più facilmente l'istituzione amministrativa, cioè dicendogli vogliamo fare questo, pensa un po', qui c'era stata un po' la preparazione attraverso il lavoro sulla casa di quartiere, no? E quindi c'era stato un reciproco adattamento, per cui questi hanno reagito in un certo modo. Farlo con gli architetti è molto difficile, uno perché sono tantissimi e due perché non hanno assolutamente un'educazione in questo senso. E dove glielo insegni? Glielo insegni all'università. Quanti sono quelli all'università che insegnano queste cose? Giulio Ernesti. Sì, beh, a Venezia sì, di progettazione, proprio progettazione ci sono solo io. Poi ci sono quelli che insegnano politiche, che gli fanno fare esercitazioni, ma lavorano più su altri strumenti, l'host, o comunque si avvicinano, ma poi quando vedi i lavori degli studenti, questi sono molto meno attenti proprio poi alla dimensione del progetto. E la charrette è un modo per lavorare fra le scale, no? La grande idea e poi la grande idea diventa niente se non sei in grado di disegnare la panchina semplicissima e di metterla nel punto giusto. Due cose volevo chiederti, una mi incuriosisce molto l'origine della charrette, è il nome francese, e poi il punto dell'impegno che l'amministrazione prende con i cittadini, nel senso che chiamare i cittadini a progettare e poi vedere che il suo progetto, che il loro progetto non è servito a nulla, credo sia molto controproducente, sì. No? Sì, sì. E certo. Capire su questo, come si lavora anche su questo. La percezione che c'è da parte degli organi tradizionalmente deputati a fare questo tipo di lavoro, cioè se viene vissuta un po' come un'invasione di campo, soprattutto dai professionisti che per tradizione si occupano in modo quasi monopolistico, no? Anche un po' giustamente dal loro punto di vista di fare questa attività, quindi come viene recepita per esempio dai geometri, architetti, ingegneri, che sono quelli che per esempio nel mio settore professionale già masticano amaro adesso che devono fare i conti con alcune figure che sono entrate dal 2005-2006 nella progettazione preliminare delle opere pubbliche come gli archeologi, che fino a prima erano vissuti solo come elementi sussidiari ad attività che invece non hanno nulla a che spartire, che invece oggi sono
di fatto chiamati a concorrere al processo proprio di progettazione fin dalle fasi preliminari. Quindi mi immagino, come diceva Ilaria, se addirittura c'è da tener conto invece anche del, tra virgolette, semplice cittadino, no, che deve mettere bocca su determinate questioni, come possa essere vissuto in modo, no, controproducente da qualcuno questa cosa. Sì. Dunque, allora, sul termine charrette. Il termine charrette storicamente è la carretta che nelle accademie d'arte francesi passava nei corridoi fra i banchi degli allievi nel momento della prova finale. E quindi scadeva il tempo, la carretta passava e il carrettiere inesorabile strappava i fogli. Quel che c'era, c'era. Questa è l'origine, quindi sta a indicare, dire ad esempio, che la charrette deve avere un tempo. Oltre quel tempo, basta, chiuso. Bisogna quindi abituarsi a ragionare che bisogna progettare entro tempi definiti. Questo è il recupero dell'idea della charrette, no? Che è una sfida anche contro il tempo, devi far tesoro del tempo che hai a disposizione, è un invito alla produttività e soprattutto a chiudere le cose. Ed è in linea con quello che accade per tutte le forme di attivazione partecipata di processi. No? Questo della charrette con il suo tempo definito stava all'interno del processo partecipato dell'isola che doveva essere sviluppato nel giro di 5-6 mesi. Quindi anche se poi in Francia vengono fatte le charrette, ma sono soprattutto diffuse nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Canada. Dunque nasce di fatto sempre in questo ambiente, chiamiamolo anglosassone, legato a quel dibattito che ha a che fare con la critica ai modelli del razionalismo e del funzionalismo in architettura e in urbanistica. Una brevissima parentesi, perché il grosso del sapere degli architetti e degli urbanisti ha un punto di riferimento negli anni 20 e 30, che è quello del razionalismo e del funzionalismo. Cioè bisogna progettare cose che sono funzionali, punto. Perché e soprattutto poco costose. E anche lì la ragione, la missione sociale dell'architettura e del progetto. Quindi bisogna fare tante case economiche, con affitti contenuti, in gran quantità, igieniche e soprattutto per le classi sociali meno abbienti. Quindi non c'è spazio per i fronzoli e si dice la formula è la forma segue la funzione. Sembra una cosa banale, è un momento fondamentale della storia dell'architettura e dell'urbanistica. Però, come dire, si esaurisce, tenuto conto anche che questo approccio ripensava completamente la città. Siccome aveva un grande problema igienico-sanitario da affrontare, rifiutava la città storica. Quindi rifiutava la densità, la mancanza di aria, di luce e così via. L'impossibilità di far passare i mezzi di trasporto, l'impossibilità di contenere le funzioni o gli imperativi della modernità che si stava affermando, quindi certe logiche, certe dinamiche, certi tempi, certi spazi. E quindi ne nasce un'idea di città del Novecento che interviene sul centro storico, in Italia con delle teorie tendenzialmente conservatrici, quindi che fanno scuola. Quindi si ammetteva il cosiddetto diradamento, anche se poi si praticava lo sventramento. Il centro nuovo, quindi quello che avrebbe dovuto esprimere appunto logiche, dinamiche, tempi e spazi della modernità, si realizzava fuori.
quindi le funzioni direzionali venivano spostate fuori e lì si poteva fare l'architettura moderna, l'urbanistica moderna. Poi le fabbriche venivano decentrate e intorno alle fabbriche si costruivano i quartieri di abitazioni, soprattutto popolari. Questo era il modello della città ideale che viene messo a punto negli anni 20, ma che in realtà viene già precedentemente. Poi, chi in realtà nel secondo dopoguerra interpreta questi modelli molto spesso è la speculazione edilizia. Per cui tutta la raffinatezza del funzionalismo delle origini viene dispersa perché bisogna costruire, quindi la funzionalità non ha più una funzione anche sociale, ma prevalentemente invece di rispetto delle logiche del profitto. I centri storici vengono massacrati. Dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Sessanta i centri storici sono un massacro. Quindi si perde, però non, quindi negli anni, alla fine degli anni 70 si incomincia a riflettere, non che non si facesse prima, no? Perché in Italia lo si fa dall'inizio del Novecento, no? Gustavo Giovannoni, tanti altri, gli urbanisti milanesi degli anni 20, un po' quelli romani, insomma, lavorano molto sulla conservazione del centro, no? Delle aree storiche soprattutto, indipendentemente che fossero centrali o meno, la conservazione della storia, teorizzando che sì, il moderno va benissimo, ma la modernità senza la tradizione, senza dire, la possibilità di una collettività di riconoscersi in una sua storia e quindi di avere un'identità basata sulle sue peculiarità, non produce reale modernità. Questo era il principio di fondo. Questi temi ritornano negli anni 50-60. Se uno fa la storia dei congressi internazionali dell'architettura moderna, sono gli italiani che subito dopo la guerra introducono il tema del cuore della città e quindi di un moderno che deve continuamente contrattare con il contesto e con la specificità del contesto, senza essere mimetico. Moderno, ma che sa inserirsi nelle dimensioni, nelle altezze, nei richiami tipologici, nei richiami stilistici e via dicendo. La Torre Velasca è il classico esempio, non so, per dirne uno, abbastanza particolare. Insomma, allora, poi ci sono tutte le politiche di conservazione dei centri storici, sempre. L'associazione di Gubbio, che si fonda Gubbio alla fine degli anni 50, tutta una serie di piani come i piani di Gubbio, di Assisi, di Rimini, eccetera. C'è tutta una tradizione in Italia che lavora su questo, ivi compresa una tradizione della partecipazione che si lega alla conservazione del contesto, no? Laddove si dice che il problema della conservazione del contesto non è solo una questione di conservazione fisica, ma è una questione anche di conservazione del tessuto sociale ed economico che ha costruito quella storia edilizia, quello spazio. E quindi progettiamo coinvolgendo i cittadini, e qui c'è De Carlo, ad esempio, con i progetti di Terni, ma anche il progetto del piano regolatore di Rimini e via dicendo. Questo sto parlando dell'Italia. Questo clima di critico si diffonde ovviamente anche in altri paesi. Che cosa mettono in evidenza? La mancanza, la perdita di storia, la perdita di senso degli spazi, la perdita di possibilità di identificazione negli spazi, l'indifferenza ai contesti e quindi alla storia, l'alterità del progetto e dei meccanismi economici rispetto alle realtà in cui dovrebbero intervenire e così via. E quindi si forma un movimento che incomincia a dire attenzione, dobbiamo fare altro, dobbiamo comportarci in un altro modo, dobbiamo tornare a progettare in modo diverso, con pregi e difetti, perché uno degli esiti negativi è che viene
abbastanza acriticamente abbandonata la tradizione del funzionalismo e sposato un'inclinazione rischioso verso il pittoresco, dove il pittoresco non è più però quello che c'era, no? È spesso il ridisegno nuovo in forme che richiamano il passato perduto. Il principe d'Inghilterra è famoso, no? Per aver ricostruito un villaggio che non esiste, cioè dal nuovo ti ritrovi in un villaggio tipico inglese, uno per ricchi, due fuori dalla storia, tre che avrà bisogno molto tempo per riuscire ad ambientarsi, e così via. Quindi le origini sono qua. Questa doppia origine, il bisogno di contesto e il bisogno di progettare in un modo nuovo tenendo conto dei desideri di quelli che non fanno parte della cultura del progetto. Quindi è qui che risiede l'origine della charrette. Rispetto a quello che dicevi tu, la seconda cosa è che la charrette è un contratto. Cioè, quelli che si sedono al tavolo, che dovrebbero essere gli amministratori, gli imprenditori, chiamiamolo così, i cittadini e i tecnici, elaborano delle cose, quello che viene fuori è un contratto. Quindi l'amministrazione e tutti quanti devono tener fede a quel contratto. Mi sa che qua la parte critica, eh? Quello è quindi il contratto. Devo dire che in questo caso fino adesso il contratto è stato rispettato. Prima c'è però l'ultima domanda: come reagiscono gli architetti? Gli architetti reagiscono Maluccio. Non tutti, sì, ovviamente, ad esempio. Maluccio, cosa vuol dire? Che hanno una fottuta paura proprio di essere privati del loro sapere. L'obiezione che fanno è: ma noi studiamo anni e anni, progettiamo la città bene o male da 4.000 anni. No? Abbiamo espresso. È una cosa che affrontiamo ancora oggi anche noi, no? Nel settore appunto dei beni culturali. Mi rendo conto che se mal governato questo processo può diventare anche un eccesso, nel senso che a questo punto si priva di senso un percorso di studi che ha come logico sbocco quello finalizzato alla realizzazione di un certo tipo di idee, di progetti. Forse l'abilità anche del pubblico amministratore, oltre che del cittadino, deve essere quella di saper governare il processo in modo tale che il pallino rimanga sempre in mano di chi ha le competenze, che giustamente conosce cose che il cittadino medio non conosce ed è chiamato ad adoperare. Però ovviamente senza per questo disconoscere l'apporto importante che il cittadino ti può dare nell'elaborazione delle funzionalità. Perché in effetti il problema di tanti progetti, vedo anche da noi a Taranto, è che spesso appunto il comune realizza cose che poi, sulle quali non ci si pone proprio il problema a posteriori dell'utilizzo e soprattutto della tutela in un secondo tempo, perché magari si è pensato ad estendere verso oriente la periferia della città, mentre il centro si sta svuotando e quindi si tratta semplicemente di un travaso, per esempio, di persone, di servizi, che però continuano ad allungare, no? I tempi, per esempio, della mobilità, i servizi che sono inefficienti perché si allungano. Quindi in questa ottica è comprensibile questo problema. No, tutte cose molto sagge quello che dici. Io posso dirvi solo questo, che il problema si è aperto, che non si risolve in tempi brevi, che un punto fondamentale non è a questo punto sposare acriticamente quello che dicono i cittadini, che la questione fondamentale è quella dell'argomentazione,
Cioè, la charrette è un modo per favorire un dialogo, un'interazione argomentata. È anche un frammento di democrazia deliberativa, sostanzialmente, oltre che partecipativa. Poi lì ci sono le distinzioni, ma poi le due cose, insomma, si accavallano, si intrecciano, si robustiscono o si negano, e poi soprattutto vanno praticate sia l'una che l'altra, perché è l'unico sistema per poi chiarire le cose al di là delle teorizzazioni. E questo è il punto fondamentale. Per quello che riguarda appunto l'atteggiamento dei miei colleghi, è: ma non solo noi abbiamo una storia molto lunga, guarda cosa abbiamo fatto. Sono un po' reattivi quando sanno benissimo, perché li hanno sempre criticati, che abbiamo fatto anche delle grandi porcherie. Però questa critica, che è abituale, rispetto quando diventa tema di conversazione rispetto alla questione dell'innovazione del progetto secondo queste pratiche, scompare un po', cioè viene un po' rimossa, le colpe si riducono, la disponibilità all'autocritica sì c'è, ma tutto sommato non si può prescindere dalle nostre conoscenze, dal nostro sapere. Poi, se vai nello specifico, beh, ad esempio una passeggiata è una cosa fondamentale. Beh, sì, certo, la passeggiata l'abbiamo fatta sempre. L'abbiamo fatta sempre, magari l'hanno fatta alcuni, ma il problema non è fare la passeggiata, ma con quale forma mentale fai la passeggiata e con chi la fai. Credo che, scusami, no? No, no. Che il tema centrale sia la delegazione del potere, che è un nodo un po' centrale anche del nostro tempo. Sì, e no, c'è poco da fare, sì. Sì, è una ridistribuzione parziale del potere, queste operazioni, no? Quando dicevo prima, riduzione della discrezionalità. E anche del non essere attaccati al proprio ruolo, cioè sì, di riuscire a andare oltre in dei momenti il proprio ruolo di amministratore, di architetto, di cittadino, e certo, sì, parlare anche da un punto di vista personale ed umano, no? Quindi riuscire per un attimo a lasciarsi alle spalle i 10 anni di architettura e tutte le conoscenze, per poter essere aperti a un dialogo. Sì. Okay, mi vengono in mente molte cose del mio percorso di studi. Ma guarda, per chiudere, vediamo alcuni progetti della charrette. Cristina, li puoi far vedere tu? Perché lì vengono fuori proprio queste questioni. Allora, questa charrette non è una charrette perfetta, però ha una cosa positiva, cioè consapevolmente è stata costruita in questo modo non canonico, un po' per i tempi, ma un po' anche perché forse non era il caso in questo momento di lavorare proprio sui canoni tradizionali. Quindi ci voleva anche un po' di improvvisazione. Questa charrette doveva servire a qualcosa, per capire alcune cose. Allora, la cosa che si è capita è che una parte di questi progetti sono sicuramente troppo progettati, che risentono troppo della presenza dell'architetto. Due, che i cittadini ci sono stati anche numerosi, ma non abbastanza numerosi. Quindi vuol dire che si sono un po' spaventati, perché non sapevano esattamente a cosa andavano incontro. E qui torna probabilmente la questione del foglio bianco. E però questo esperimento serviva a tutto questo. Cioè, serve a capire che c'è bisogno di lavorare molto, di sperimentare con continuità questa operazione, se l'obiettivo finale è quello di far sì che gli abitanti diventino protagonisti del progetto della città, perché questo è l'obiettivo. Allora, qui vedete, poi, altra cosa, vedete ad esempio le mani, questa era la famosa pista, il disegno della pista che doveva essere stortignacolo, che poi si raddrizza, eccetera.
Però quello che è venuto fuori, l'altra cosa rispetto anche alle ultime questioni sollevate, è che qui ci sono due famiglie di progetti. E questa è la cosa più interessante. Allora, ci sono c'è la famiglia dei progetti che predefinisce gli usi e il disegno. Cioè, definisce il disegno di quegli usi. Progetto di Cino Zucchi è sicuramente un bel progetto, ma è molto disegnato per una serie di funzioni che sono state selezionate in fondo per dare senso a quel progetto. E quindi vuol dire che i cittadini non sono stati in grado di dialogare con e il progettista non è stato in grado di mettere in discussione la sua cultura del progetto, anche se si è mostrato disponibile a venire lì a sperimentare questa cosa. Quindi questo è il rilievo, dopodiché il rilievo critico si ferma qui, perché grazie che è venuto, perché altri proprio... Diciamo che non è sceso dal suo piedistallo. Non è sceso dal piedistallo, più di tanto, però si è mescolato, diciamo, con le masse. Sì, sì. Sì. Sì, ognuno diceva che si stava facendo e niente aveva. E poi si era fatto mangiare. Ed è un po' che si fa di solito nella charrette. Sì, non necessariamente, perché magari poi in alcune charrette tutti si ritrovano intorno a un unico tavolo, magari può capitare. Qui invece si erano proprio volutamente 8 esperimenti per mettere a confronto anche 8. Non dico scuole di architettura, perché, ma 8 possibili modi di intendere la città, l'architettura, di averla metabolizzata, farla propria come mezzo del proprio mestiere, della propria idea del mondo della città, che si misurava con, però questa volta con i cittadini. Quindi anche in questo senso l'esplorazione del possibile era anche un'esplorazione del possibile dell'architettura. No, di quegli 8 ad esempio non è successo nulla, cioè non è avvenuta la sintesi, perché il processo è stato a quel punto bloccato, il processo della charrette. In realtà sarebbe stato invece possibilissimo a quel punto fare un incontro con tutti i progettisti e tutti i cittadini, una presentazione pubblica di ciascun progetto, discuterlo, cioè individuare un calendario di riunioni in cui alla fine si arrivava, se non a un progetto, comunque a un'idea da sviluppare, magari con un secondo momento di progettazione. Invece in questo caso il comune ha deciso di procedere con un bando di concorso, no, con un bando di concorso di nuovo aperto a tutto e a tutti. È stata fatta una mostra? Sì, di questo. E a cosa è servita la charrette? E la charrette è servita. La charrette è servita, uno, perché nel bando sono finiti dentro tutta una serie di spunti che erano venuti fuori dai cittadini. Due, sono state riprese alcune cose, alcuni approcci che erano stati individuati dai progettisti. Tre, perché la commissione, perché nel bando, se sono dei riferimenti, adesso ve li leggo, espliciti ad alcuni temi come la riappropriazione, la scansione del tempo, la flessibilità del progetto, eccetera, e non di meno perché all'interno poi della commissione che ha valutato, la discussione è stata molto animata proprio su queste cose. Ma la scelta di uno strumento piuttosto che l'altro, cioè di usare un tavolo unico
Dipende molto spesso dal tema, ma dipende anche dalle questioni. Ad esempio, io so di una charrette fatta a San Stino di Livenza, dove era stato individuato progressivamente un tema che era quello del riutilizzo dei resti archeologici come elemento di identità. E quindi hanno fatto passeggiate, c'era un unico tavolo in cui ragionavano tutti su questo tema e su queste questioni. Sì, il committente è la pubblica amministrazione, però la pubblica amministrazione non necessariamente decide da sola su cosa farla, e quindi c'è sempre un'interazione con poi alcuni tecnici che storicamente magari hanno un ruolo di animazione in un determinato contesto. E poi c'è stata una mostra di questi 8 progetti all'Urban Center, questa che abbiamo curato noi, in cui su un grande tavoloni, molto nudi, anche perché non c'erano soldi, sono stati mostrati questi 8 progetti, molto semplicemente, più una serie di cose intorno, che erano la pianta del bus, la richiesta di cose ai cittadini, post-it e via dicendo. E se vedete questo progetto, vedete che in parte è disegnato, scusa, puoi far rivedere quello prima? Ecco, questo è un progetto sicuramente in parte, come vedete, disegnato, però è un progetto abbastanza funzionale che lascia delle aree molto aperte per eventuali funzioni da definire, ed era il progetto che rispetto alla discesa del Pepe Verde realizzava là in alto a destra la casa di quartiere che da terra arrivava sul bus, quindi sinergie fra queste cose, ma però metteva in discussione la precedente scelta di fare la casa del quartiere in un altro. Forse c'era un'altra tavola. Comunque la casa del quartiere era messa qua, in questa zona qua. E il Pepe Verde praticamente era qua. Tutta quella zona lì, tenuta fuori. Vedete, le funzioni sono messe un po' così, playground, anche qui il caffè, il parcheggio provvisorio, le pergole coperte, cioè tutto, insomma, immaginate gli architetti, in questo caso erano 2 o 3 con i cittadini intorno, e uno comincia a dire: a me piacerebbe però uno spazio che è coperto, perché d'estate qui picchia un sole micidiale e quindi ho bisogno di questa cosa. Allora si incomincia a ragionare: ma dove lo mettiamo? Lo mettiamo vicino ai campi gioco, e forse però ogni tanto bere qualcosa, o la mamma che sta seduta, che gli piace chiacchierare, ci sono i tavolini e così via. Però le due famiglie, appunto, erano una quella delle cose disegnate, una quella del tentativo di flessibilità, anzi 3 famiglie, di flessibilità rispetto alle funzioni, alle pratiche e un po' di disegno, e poi invece quelli più radicali, questo ad esempio faceva un sistema di piazze, era abbastanza interessante, con tutta una serie di funzioni indicative, quello di Gian Maria e di Calchi Novati. Ecco, uno ad esempio era questo, vedete tutti questi foglietti, su questi foglietti sono indicate dei possibili usi, ne avevano individuati 50. L'idea era che qui passava, qui c'era la mobilità, e l'idea era di infrastrutturare il cavalcavia, quindi mettergli l'acqua, l'elettricità, quello che serviva, eccetera. Dopodiché individuare alcune zone, appunto la mobilità, che spartiva e diveniva un po' gli spazi, e che cosa farci era delegato poi a tutta una serie di incontri partecipati in cui i cittadini, l'amministrazione, eccetera, sceglievano insieme che cosa fare. Quindi il disegno praticamente non c'è.
Questi sono due architetti più un pianificatore che, come vedete, hanno reinterpretato in modo innovativo il loro mestiere, la loro cultura. Lo stesso, c'è un altro progetto di questo architetto Calchinovati, che anche lui è in sintonia con questo approccio. Mentre questo, vedete, si preoccupa di capire la promenata architetturale, quindi la biblioteca degli alberi, che sarebbe il parco che devono fare, e qui ci sarà, e qui c'è l'Unicredit, le torri e la passeggiata, e poi si va in De Castiglia, il bosco verticale, e poi si arriva finalmente al Bussa, che è il nuovo fuoco. Quindi una sorta di quadrilatero che indubbiamente è un riferimento da prendere in considerazione, ma il problema è queste tre cose fanno parte di una certa famiglia. Questa quarta cosa, che era la compensazione al quartiere, che cosa deve diventare? Deve diventare una cosa architettonica, perché deve dialogare con i pezzi pregiati dell'altra famiglia, oppure può essere ad esempio la negazione dell'architettura, può essere non architettura, il non plan, come si dice nel campo invece della pianificazione, cioè un'idea nuova di architettura e di pianificazione. Forse, se vogliamo dargli identità, bisogna ragionare su quella lunghezza d'onda, cioè proprio uscire dal filone tradizionale che dà un certo significato all'architettura e alla pianificazione. Questo, sì. Lo chiamano, ad esempio, lui lo chiama, no, non è questo, lo chiama Common Bridge. Se scendi un attimo forse si vede, perché era comparsa, se riesci a leggere, no, dall'altra parte. Vabbè, comunque va bene anche questa cosa qui, questa scritta qui. Niente auto, punto di domanda, no? Un approccio proprio non che tende a definire e a costituire. Cavalcavia uguale piazza, beh, però lo dicono anche tutti gli altri, meno male fanno sistemi di piazze più o meno disegnate. Sono le cose fondamentali, dove ci sono delle cose banali e delle cose invece che sono apparentemente banali, ma sono fondamentali poi per la qualità del vivere. Protezione dal sole e dal vento, punti panoramici, rompere il bordo per fare i punti panoramici, che è una cosa contemporaneamente, se volete, architettonica, ma anche sempre di come vivere bene quello spazio. Funzioni, e qui c'è il punto fondamentale, non imposte, ma definite di volta in volta dai cittadini, e quindi è questa operazione che probabilmente renderà il Cavalcavia un luogo di successo. Comporta la responsabilità, e quindi qualità architettonica verso la città, certo, dalla parte della città, ma contemporaneamente qualità architettonica rispetto a tutti i problemi che abbiamo indicato. Creare una griglia significante da riempire, cioè in qualche modo diventa simile all'altro progetto. Infatti è pieno di scritte, no? L'accesso è qui, e poi i giochi per i bambini piccoli, ma sono, come dire, aggiunte progressive dal dialogo con i cittadini, alcune delle quali mettono in discussione le precedenti. Proprio l'idea di un progetto come processo. E lo chiamano appunto Common Bridge. E questo è un disegno, ponte partecipato, di possibile, vedete la divisione in tessere, ognuna di questi moduli può essere riempito di cose diverse e di cose che possono essere anche sostituite, cambiate progressivamente, quindi anche l'idea di un ponte che si modifica, non un ponte che diventa poi una cosa fissa per quelle cose e non per altro. Dunque, le ultime due cose che vi dico è, perché sono... punto, sì. Come diceva una vecchia canzone, come va a finire la storia? La storia va a finire che viene fatto un concorso internazionale, che è un accordo fra l'amministrazione e l'ordine degli architetti, paesaggisti, eccetera, interessante dal punto di vista della rottura dei vecchi schemi di concorso.
Cioè, ad esempio, il concorso è aperto a tutti gli studi, quindi non è, non c'è lo studio che si deve portare appresso la società che fa il piano dei costi, non devono presentare un curriculum dal quale risulta che negli ultimi 5 anni hanno fatto lavori di grande importanza economica e via dicendo, no? Tutte queste cose che selezionavano molto fra gli architetti, quindi escludevano immediatamente i giovani e i piccoli studi, giovani o vecchi che fossero, che non è una colpa avere un piccolo studio, no? Molto spesso, anzi, garanzia di qualità. Questa è la prima operazione. La seconda era quella trasparenza. Quindi io ho partecipato al bando, quindi alla commissione, che cosa succedeva? Che abbiamo scoperto chi erano i 10 selezionati, e quindi poi anche i primi 3 e il vincitore, dopo aver fatto tutti i lavori. Perché chi partecipava mandava la cosa, le buste che erano chiuse. Poi veniva assegnato un codice, questo codice era secretato da una società che si occupava di questo meccanismo. Quando c'è stata la presentazione al pubblico dei vincitori, c'erano 10 codici, è arrivato un signore della società, ha aperto praticamente le buste, nel senso che ha aperto uno schermo, e il codice AXY24B maiuscolo, C minuscolo, eccetera, corrisponde a, e così via. Quindi noi abbiamo lavorato senza... Sì. Queste sono le due cose. Poi, questo sistema ha fatto sì che forse a vincere fosse un gruppo tutto di gentili signore, giovani, credo che la più grande abbia 35 anni o cose di questo genere, di Roma, quindi non c'era neanche, cioè, problemi di campanilismo, eccetera, con dentro un architetto di Milano che è la figlia di una nipote di Gaio Lenti, non mi ricordo esattamente, quindi c'era anche, come dire, una componente di una certa, chiamiamola, cultura architettonica, ma del tutto casuale. Il secondo era un inglese, ma poteva essere un tedesco, un olandese, un australiano, eccetera, perché ha mandato il progetto in inglese, ma l'inglese lo parlano, lo scrivono tutti. E il terzo, uno studio di Milano. Allora, 128 progetti. Di questi 128, circa una decina, no, un po' di meno, 7-8, avevano questo approccio. Uno addirittura era Fumetti. Ne sono stati selezionati 4, il primo e il secondo sono di questa famiglia. Non è male. Però vi assicuro che è stata dura, perché molti di quelli lasciati sul campo di questa famiglia potevano benissimo entrare fra i primi 10. Sì. Diciamo che questi progetti hanno letto e preso in considerazione un passo del bando che è stato difficile introdurre, nonostante ci fosse l'esperienza del laboratorio di partecipazione e poi della charrette. Dice tutta una serie di cose, via dicendo, poi notevole interesse hanno suscitato nel percorso partecipativo del 2012 procedure di appropriazione spontanea degli spazi pubblici come pratiche volte all'autogestione o alla cooperazione tra amministrazione ed associazioni per la gestione degli spazi pubblici e la loro attivazione con attività organizzate e gestite in autonomia.
Cioè, avete mai sentito un bando di concorso fra amministrazione e ordine degli architetti che introduce il tema dell'appropriazione spontanea della gestione e della promozione dell'attività? Guardando al vasto panorama di esperienze diffuse nel mondo, perché poi le avevo fatto vedere, riprendendo quelle 100 diapositive che poi erano arrivate 400 e che erano state in parte esposte in una, sul Cavalcavia Bussa in una determinata occasione, in cui era stato esposto un progetto degli studenti, perché io l'anno dopo ho portato gli studenti di Venezia a progettare sull'isola e uno dei temi di progetto era il Cavalcavia e loro hanno organizzato un'altra charrette. Allora, il progetto presentato potrà prevedere soluzioni, dunque, guardando il vasto panorama di esperienze diffuse nel mondo, ma operando all'interno della gamma di opportunità di cooperazione che possono emergere localmente, il progetto presentato potrà prevedere soluzioni inconsuete di appropriazione degli spazi, come proporne pratiche e modalità alternative di uso. Spazi destinati alle attività di quartiere, aperte ad uso flessibile, eccetera. Potrà quindi essere posta attenzione nel progetto alla capacità degli spazi allestiti sopra il Cavalcavia di aprirsi alla città, di realizzare ambiti meno istituzionalizzati che offrano opportunità d'uso molteplici, spontanee e flessibili. Quindi nel bando, anche se io avevo in mente un bando diverso, cioè finalizzato, dovevamo fare i campi, mettere i campi per, da gioco, facciamo un bando per quelli che si occupano dei campi da gioco, eccetera, eccetera. No, devo dire due cose, ma le posso dire dopo. No. Allora, la discussione è stata abbastanza, come dire, non accesa, toni educatissimi, ma molto, come dire, determinata e argomentata fra due mondi. Il mondo degli architetti e dei tecnici del comune, che pure un po' si era aperto, e il mondo dei rappresentanti dei cittadini, che ero io e questo architetto Anna Melone, che è anche una consigliera di zona, di quella zona. E c'è stato proprio questo dialogo, non fra sordi, perché poi alla fine siamo stati ascoltati, ma proprio era il dialogo fra chi diceva deve vincere chi tiene conto di questa indicazione, di chi presenta nella relazione di chi, e anche nel progetto, di chi presenta un programma di definizione attraverso processi partecipati delle funzioni e delle pratiche che dovranno andare lì. Deve vincere un progetto che si mostra flessibile, cioè variabile quindi nel tempo, che dà spazio alla variabilità delle funzioni e delle pratiche. Deve vincere quindi un progetto che non predetermina né col disegno né con la definizione delle funzioni quello che sarà del Cavalcavia. Quindi non deve essere un progetto disegnato. Dall'altra parte ci diceva, ma qui non c'è l'architettura, qui non c'è il disegno, oppure non c'è abbastanza disegno, non c'è abbastanza architettura. E allora l'ordine può fare ricorso, e allora chi non ha vinto può fare ricorso, eccetera, eccetera. E i due progetti, credo, se vai avanti, Cristina, credo, ma devi andare avanti forse abbastanza rapidamente, o forse devi uscire, anzi, se esci da lì, no, questa è un'altra mostra che abbiamo organizzato in una serra. Devi tornare alla mia chiavetta. Ecco, presentazione, quella sotto, quella. Questo è un collegamento. Sì. Ecco, questi sono i progetti che si sono classificati, terzo, secondo e primo.
Il terzo, se volete, più tradizionale, ma era un bel progetto, cioè un progetto, sì, avercene, che era un bosco di ciliegi. Un bosco di ciliegi che si rifà però ai giardini storici di Milano, giardini pubblici storici, la passeggiata trionfale, eccetera, eccetera. E l'idea interessante era che si pensava a una serie di vasconi alti un metro con dentro la terra e il ciliegio e sopra la pavimentazione di legno. In parte anche alcuni vasconi con i ciliegi, altri movibili, e quindi si giocava su due piani, il piano base del cavalcavia e un secondo piano a una quota di un metro di altezza che costituiva un secondo piano, quindi si movimentava la cosa. Parte di questi cassoni erano spostabili e contemporaneamente si pensavano a una serie di spazi invece aperti e da destinare a usi estemporanei. Così come però, no aspetta Cri, torna indietro, questa. Quindi questi erano i grandi spazi delle forme geometriche abbastanza definite che però potevano essere variati nel caso alcuni di queste cose, i ciliegi che potevano essere spostati e via dicendo, specie quelli senza ciliegi. Quindi qui libere interpretazioni e poi questo verde che copriva, molto elegante e anche alla fine funzionale, no? Con questo doppio gioco. E poi questa salita in questo caso e dei piccoli edifici. Sì, ecco, questo è il secondo, che secondo me era però il migliore, ma proprio per un pelo non ha vinto, che è quello dell'inglese. E questo era un progetto molto interessante perché prendeva il bus e prevedeva, come uno dei progetti della Charrette, di infrastrutturarlo con una serie di moduli di 6x6 su cui potevi fare quello che volevi di volta in volta. Ma quel di volta in volta accadeva qui, questa era la modularità per cui poteva essere in un primo momento tutto verde, in un edificio che veniva collocato in questo punto, quindi questo percorso dalla velostazione, dalla stazione Garibaldi che saliva qui, si connetteva con la discesa da un lato e poi il cavalcavia e la discesa verso il Pepe Verde, e qui in una serie di, in un edificio, un piccolo edificio autocostruito su un progetto fatto tutti quanti insieme, lì si discuteva, si parlava e si decideva che cosa fare un po' per volta del bus, di questa modularità. Se torni un attimo, ecco, ad esempio, non so se si riesce a ingrandire, ma... Comunque è questa da ingrandire, se riuscissi. Vabbè, comunque... Non so se lo vedete, ma questa è una delle tante immagini anche del progetto. Qui è un insieme di diversi moduli che progressivamente, che in questo caso è un percorso e una serie di spazi destinati allo sport. Ma la stessa immagine poteva diventare invece, in questo caso, un prato verde, una cosa di terzo paesaggio, invece che la pista, un percorso pedonale. E così via. Tutto poteva essere appunto modificato progressivamente e un po' per volta e sempre con quell'immagine che si era sopra che era il cronoprogramma delle attività e di un possibile attrezzatura del cavalcavia. E questo invece è quello che vince, che è sicuramente più disegnato dell'altro, un po' troppo, ma neanche più di tanto. Qui c'è una specie di cosa a gradonate, l'unica cosa, e poi la caratterizzazione è questo edificio che vedete, che non è un edificio, è una cosa di tubi innocenti praticamente, su cui si snodano vari percorsi in altezza,
mentre lo vedete qui sotto un po', mentre sotto ci sono tutta una serie di spazi di varia natura che possono essere destinati di volta in volta a ospitare funzioni secondo anche loro un processo partecipato. Allora, che cosa ha convinto di più di questo progetto una parte della... No, torna quello indietro, grazie. Rispetto alla... qui non si vede un'immagine, ma è importante, è che questa grande parete era un grande segno di visibilità, di costi relativamente contenuti, con una certa trasparenza, che ospitava pure delle certe funzioni possibili, e che quindi poteva dare un segno forte al cavalcavia che in questo momento rischia di essere sommerso dalla visibilità dei grattacieli Unicredit, del bosco verticale, del parco che si chiama la Biblioteca degli Alberi, della Casa della Memoria, chi più ne ha più ne metta, e invece poteva diventare. L'ultima cosa forse interessante è che mentre non c'erano sostanzialmente critiche nel secondo classificato, cioè si fa così, buonanotte, semmai le critiche è che non è disegnato, ma però si riusciva a dimostrare che in realtà era disegnato come gli altri, in questo caso invece la commissione ha cominciato a dire come si poteva migliorare. E quindi quella grande struttura poteva essere alleggerita, poteva essere resa trasparente di più, poteva essere disegnata in un modo diverso per ospitare non solo percorsi ma altre funzioni, e via dicendo, eccetera, eccetera, eccetera. La votazione è stata che erano a pari merito, ma siccome c'era più primi posti per il progetto che ha vinto lui. Cioè che votando i 7 commissari, i 4 avevano detto come primo quel progetto e nell'altro caso ne aveva detto 3, ma aveva più secondi posti, come dire, per cui raggiungeva lo stesso punteggio. Però attenzione, questo perché bisognava alla fine decidere e c'era una serie di motivazioni anche così tecniche. Però questo progetto, il secondo classificato, è cresciuto progressivamente, cioè alla fine, a furia di argomentare, cioè i progetti, in fondo, i primi due classificati e poi il secondo, sono espressione di un certo modo di intendere, di leggere il bando, l'architettura, il piano, il progetto, la condivisione, l'ascolto, la partecipazione e tutto il resto. Manca, però qualcuno ha detto che manca un'idea di città, come se non fosse un'idea di città quello di costruire la città utilizzando tante risorse. Lo sapevano, per cui si è parlato di questo, la gente si è incuriosita, si è rotta con gli schemi un po' tradizionali, è vero, hanno fatto tutto quel lavoro che poi non è stato utilizzato, nessuno di quei progetti ha vinto, però ha cominciato ad aprire la testa a tante persone e proprio quest'idea di condividere, di ascoltare, di aprire a nuove possibilità di interpretazione del progetto, questa è un po' l'idea che ci sta dietro. Poi non necessariamente deve essere l'idea che esce quella che verrà attuata, però comunque il messaggio è quello di ascoltare, di aprirsi a nuove possibilità e così poi come va avanti e come andrà avanti questo è tutto da vedere, perché ancora bisogna, anche dietro a questo progetto bisognerà star dietro, perché è facile che poi qualcun altro ci metta le mani, ecco.
Adesso c'è stato un incontro recente all'isola dove sono andata io, lui non c'era, e Boeri e Catella parlavano di aver attivato loro il processo partecipato. Io sono stato un po', ho fatto un intervento un po' polemico finale che penso che adesso avrà anche un seguito, perché poi anche Boeri ha detto no, ma parliamone, eh? E dico sì, parliamone, perché così è stato un po' un inizio, un po' di campagna elettorale loro, perché noi adesso abbiamo l'elezione di nuovo sindaco nel 2016 e sembrava proprio che volessero spingere in questo senso, quindi attenzione, attenzione. Sì. Scusate, lunga. No. Io volevo chiedere una cosa. Se nella charrette vengono, perché già mi sembra un mondo favoloso questo in cui si può pensare di progettare così, però mi sembra che si arriva comunque a un punto in cui si delega, cioè quando poi si va a costruire, cioè si delega la costruzione a qualcun altro. È prevista all'interno della charrette che i cittadini partecipino in qualche modo, o ci sono degli spazi in cui, perché ad esempio nel nostro processo partecipativo noi poi le cose le abbiamo realizzate insieme a loro, e secondo me ha un senso fortissimo il fatto che scelgano ad esempio i materiali, si possano scegliere i materiali di costruzione eccetera, viene in qualche modo presa in considerazione questa possibilità? Dunque, allora, il bando prevede, l'altro punto importante è che il progetto vincitore debba essere discusso con i cittadini. Questo è quello che passa al convento, detto in parole povere. Allora, io non sono d'accordo con tutto questo. Realisticamente però, se guardo quelle notazioni polemiche iniziali con cui diceva l'amministrazione Pisapia, no, cultura vecchia, datata e via dicendo, che subito ha spazzato via tutte le iniziative dei cittadini, salvo un po' per volta dare qualche segno di resipiscenza, come nel caso ad esempio di questo progetto, anche se era un po' dovuto di fatto, qualcosa, come si dice, l'amministrazione ha appreso, perché sennò non avrebbe fatto quel bando, che pure è un bando moderato dal mio punto di vista, introducendo quei passi che vi ho letto, l'idea che poi il progetto deve essere discusso. Quindi dei segni in questo senso ci sono. Positivi. Dopodiché però è evidente che il loro modo di procedere è che l'istituzione è sempre al centro, che deve essere prudente nel concedere margini di manovra, nel ridistribuire quote parziali di potere, e che conferma la linea fin dall'inizio, che questa è la linea che terrà l'amministrazione. Per cui quando gli parli che il bando poteva essere fatto in un altro modo, che era possibile risparmiare un sacco di soldi facendo il bando in un altro modo, o addirittura senza fare nessun bando e invece organizzando la continuità del processo partecipativo, cioè che gli architetti si potevano coinvolgere, non era quello il problema, che si potevano selezionare meglio, che si doveva inventare un processo, metterlo a fuoco e indirizzare gli sforzi nel costruire il processo di quel tipo, e che quindi i cittadini avrebbero potuto fare esperimenti che potevano essere organizzati bene, male organizzati, abbozzati, tutto quello che vuoi, ma che si poteva lavorare su bussa sperimentando, ma soprattutto costruendo, vuol dire, un processo fra virgolette educativo per tutti. Quindi oggi ci ritroviamo per 2 giorni su Busa a ragionare su come fare il verde. Benissimo, viene chi cavolo vuole venire, e probabilmente sarebbero venuti un'infinità di persone interessate, e soprattutto persone che avevano anche lavorato sul verde,
cittadini o no. Oggi ragioniamo per 3 giorni sui bambini e il Bussa e chissà che cosa si scatenava e via dicendo. E da lì fare le cose. Bene, dopo che abbiamo stabilito che per il verde del Bussa si possono pensare una serie di cose, incominciamo a fare un piccolo esperimento. Tu comune, dacci un bel martellone, che troverai qualcuno che ti toglie via il cemento per 50 o 100 metri quadrati, che intanto non serve a niente, quel cemento, e pianta delle cose e vediamo che cosa viene fuori. Oggi disegniamo il bus, andiamo lì con i gessetti e le vernici e proviamo a disegnare una distribuzione di tutti gli spazi. Su questo muro. Non ci sentono, perché è una cosa che non controllano, perché gli sfugge mentalmente, gli sfugge dal punto di vista. Chi controlla questa cosa? Sì, sicurezza, vi dicendo, tutte le cose possibili e immaginabili, eccetera. Cioè l'idea di sperimentare in un modo più audace non li sfiora. D'altra parte, come ci ricordano i sociologi, le istituzioni sono fondamentali perché sennò è una società con i nervi scoperti, però hanno alcuni piccoli difetti, sono elefantiache, inerzia, difficoltà di apprendimento, punto. Questo sarebbe stato molto bello, ma per il momento non è. Però questo non vuol dire che magari non sul bus, ma in tanti altri posti si possa provare a far questo. In fondo il principio di appropriazione alla fine ce l'hanno messo. C'è, come dire, un incipit che parla di legittimità dell'appropriazione. Questo è. Mi dispiace, abbiamo fatto molto tardi, spero di non avervi annoiato, spero che sia stato utile. Vuol dire che sono stato anche chiaro. Bene, quello mi fa piacere. Per noi personalmente credo che sia stato tutto assolutamente necessario quello che hai detto, per cui sarebbe stato un peccato se non. Ma allora ci organizziamo un attimo per il pomeriggio, perché adesso all'1 finisce lo streaming, quindi fra pochissimi minuti. Noi nel pomeriggio andremo a fare una passeggiata, adesso mangiamo, poi andiamo a fare. Durante la pausa andiamo a fare una passeggiata ai 100 scaloni, perché da casa non lo sapete, ma proveremo a fare una charrette molto veloce, così sperimentale, sì. Su un posto di Ceglie Messapica molto bello che si chiama i 100 scaloni, che è un po' abbandonato, diciamo così, poco frequentato. Quindi andremo a fare la passeggiata e poi nel pomeriggio, poi magari per chi è interessato, sì, nel prossimo streaming vi facciamo vedere un attimo quello che è venuto fuori. Stavo pensando che un'altra possibilità oggi pomeriggio, oltre al fare una piccola charrette con chi siamo, sarebbe interessante magari provare a pensare e disegnare insieme un processo da presentare, ad esempio qui all'amministrazione, ai cittadini, utilizzando la charrette. Sì, quindi sì. Pensare a una visualizzare una possibile calendarizzazione di eventi, come farli, a che distanza l'uno dagli altri, no? Anche questo per me personalmente potrebbe essere anche interessante, da dire bene, da qui nei prossimi mesi come potremmo attivare un processo su quel luogo. Ma secondo me si può fare anche le due cose, ad esempio un tavolo che si sente, dire, portato per questa cosa e che per l'ennesima volta evita il problema del foglio bianco e invece un tavolo che comincia a dire io vorrei che diventasse questa cosa piuttosto che quest'altra e comincia a fare segnacci sul foglio, le due cose non si escludono. E magari mentre chi fa i segnacci incomincia a pensare, e mentre chi fa il programma incomincia a fare segnacci, perché poi succede sempre così. No, non era per... sviluppavo le implicazioni del... Mi piace molto bene.
Quindi, se non capisco male, dobbiamo chiudere. Ciao a tutti da casa. Grazie, grazie a voi.